Buonasera ad Alessandro Lorenzini, siamo ancora in diretta su Radio Siena TV per questa lunghissima diretta della nostra emittente per questa domenica 1 maggio, domenica sport sera, l'appuntamento della domenica sera appunto con tutti gli sport, tutti gli eventi sportivi più importanti della giornata e della settimana. Ovviamente parleremo di basket, la vigilia di gara 1 dei playoff della Menzana, parleremo anche di Virtus con la vittoria a Tolentino nella pool promozione per la squadra di Braccagni, poi parleremo però anche di ginnastica artistica, di pallavolo, di pallanuoto, parleremo di calcio dilettanti con i risultati dei playoff e dei playout, parleremo di Lega Pro con la brutta sconfitta del Siena contro il Tutto Cuoio, parleremo del derby di Serie D fra Collegiana e Poggibonsi. Insomma, un menù come sempre molto ricco della nostra trasmissione della domenica, che va a chiudere una diretta lunghissima di Radio Siena TV nella giornata di oggi, cominciata con l'eroica di primavera, con i collegamenti in diretta da Buonconvento e questa splendida manifestazione che ha visto tantissimi partecipanti appunto nel sud della provincia per questa seconda edizione che già è successo. Parleremo anche dell'eroica primavera, fra l'altro, durante questa trasmissione, ma cominciamo subito ovviamente come di consueto con il basket. C'è già in collegamento con noi, lo ringrazio, Alessandro Bonelli. Buonasera, buon 1 maggio Alessandro. Ciao, grazie altrettanto a te Alessandro. Siamo alla vigilia di gara 1 di questi playoff, per certi versi forse un po' inattesi, almeno l'estate scorsa, Alessandro, dopo la promozione, però insomma poi nel corso della stagione la Menzana si è ampiamente meritata questa post-season. Con Imola la sfida degli ottavi di finale, domani sera la prima sfida, vediamo anche con questa grafica proprio i vari impegni appunto dei playoff della Menzana. Si comincia appunto domani sera alle 21, gara 2 mercoledì sempre alle 21 e poi si va al Palestra sabato alle 20:30 per gara 3, eventuale gara 4, eventuale gara 5, appunto la prima al Palestra lunedì prossimo e la quinta giovedì 12. Sandro, con quale spirito ci approcciamo come Menzana 1871 a questa sfida con Imola? Ma io credo obbligatoriamente con uno spirito fiducioso, perché intanto abbiamo ottenuto un grande risultato per essere qui in questo momento della stagione e quindi l'opportunità di poter andare avanti, e perché negarcela? Io credo che i giocatori siano, e l'hanno dimostrato anche nell'ultima partita contro Biella di regular season, di essere molto motivati e anche molto pronti fisicamente. Io quindi credo con assoluta fiducia, anche perché già lo vediamo oggi con dei risultati sufficientemente aleatori, magari inaspettati in questo inizio di turno di playoff. Chiaramente non è vietato niente a nessuno. Ecco, perché come si dice sempre, no, non è un luogo comune, cioè è un luogo comune, come dire Sandro, però poi è una cosa che si verifica nei fatti, i playoff fanno campionato a sé, no? Nel senso positivo o nel senso negativo? Nel caso della Menzana la speranza ovviamente che sia nel senso positivo, visto quello che è successo poi durante la regular season. Ti faccio una domanda a bruciapelo, ma la Menzana può essere, come dire, raccontata come la sorpresa di questa stagione nel girone ovest di Serie A2? Per ora sicuramente lo è, cioè è una squadra che ha fatto in qualche maniera, ha dato risultati superiori a quelle che erano le aspettative, così come del resto è anche il nostro avversario Imola, ha fatto certamente meglio di quello che ci si poteva aspettare, certo. Squadre oltretutto costruite, la squadra di Siena soprattutto, voglio dire completamente ex novo, e quindi tutto c'era da poter vedere e verificare, salvo che questa grande costanza di rendimento pian piano raggiunta e che dà l'opportunità a questa squadra
di fare ancora, se possibile, un salto in avanti. Quindi speriamo che l'impatto sia positivo. Hai detto bene, si scozzola le carte, si riparte da zero, nessuno ha più diritti acquisiti. Oggi Treviso, prima del girone Est, ha perso con Casale in casa, ottava del girone Ovest, e quindi questo lo dimostra, si riparte da capo e bisogna avere anche la costanza di poter reggere gli sforzi in termini veramente ridotti di tempo, perché non c'è mai da cullarsi di andare anche sull'1-0, 2-0, che tutto può essere poi ribaltato comunque. L'ultima battuta, poi ci andiamo ad ascoltare anche quello che hanno detto in settimana e alla vigilia il capitano Alex Ranuzzi e il coach Alessandro Amagli. Dicevo, Alessandro Bonelli, l'ultima battuta, fisicamente come sta la squadra? Perché saranno impegni uno dietro l'altro, ovviamente, come sono i playoff, mentalmente intensi, come abbiamo detto, ma anche fisicamente intensi, no? A me dà la sensazione la squadra che vive un buon momento fisico, salvo chiaramente le problematiche che ha Diliegro, e questo vedremo quanto potranno essere recuperate le problematiche alla spalla. Però globalmente mi sembra che il tono fisico sia un tono buono. La partita veramente all'arrembaggio fatta contro Biella ne dà dimostrazione. Credo che da questo punto di vista anche i nostri preparatori atletici hanno fatto veramente un gran lavoro. Assolutamente sì. Allora, Sandro, intanto abbiamo anche i risultati del tabellone dei playoff, te le snocciolo in diretta: Treviso Casale 61-67, Ferentino Roseto 97-85, Mantova Agrigento 70-72, Brescia Trapani 80-70, come testimoniavi tu, grande equilibrio, no? in questi risultati, li vediamo anche nella nostra grafica, come dire, classico dei playoff, no? Sì, equilibrio ma anche disequilibrio, nel senso che le squadre del girone Ovest mi sembra che stiano facendo un po' delle belle sorprese. Brescia conferma la sua validità, in casa ha rispettato il pronostico. Per quanto riguarda, devo dire, le altre, ci sarebbe qualche cosa da dire, perché logicamente la sconfitta interna di Treviso, sommata alla sconfitta interna di Mantova, queste chiaramente sono delle sorprese importanti fatte da squadre che avevamo nel nostro girone e che, tanto Casale come Agrigento, sono arrivate dietro la Menzana e hanno avuto la possibilità di addirittura andare a vincere su due campi ritenuti impossibili. Quindi veramente siamo ai playoff, quello che si vede di buono oggi può essere comunque smentito fra due giorni. Grazie Alessandro Bonelli per questo collegamento. Il 1° maggio ti abbiamo disturbato nel giorno della festa dei lavoratori. E a domani. A domani, ovviamente, giustamente, perché ovviamente l'appuntamento clou domani alle 21 su Radio Siena e Siena TV, ve lo ricordo, la possibilità di vedere in diretta e ascoltare la gara 1 di Imola Menzana, un'esclusiva importantissima della nostra emittente che si ripeterà anche per i playoff. Quindi restate incollati con noi alle 21 domani sera, ovviamente con Andrea Frullanti e Alessandro Bonelli che vi racconteranno gara 1. Andiamo ad ascoltare quello che però ha detto in settimana il capitano della Menzana 1871, Alex Ranuzzi, ovviamente per introdurci questa serie di playoff. Alex Ranuzzi. Una serie molto equilibrata di due squadre che hanno fatto meglio rispetto alle aspettative di inizio anno, quindi entrambe le squadre avranno un approccio più leggero rispetto ad altre dei nostri gironi e quindi sarà probabilmente una serie playoff molto, molto bella. Può pesare parecchio perché appunto magari alcuni di noi non hanno avuto esperienze di playoff oppure le hanno avute con un minutaggio ridotto, quindi loro hanno campioni come Prato e Maggioli che ne hanno viste di tutti i colori, quindi magari però giocando una volta ogni due giorni, quindi magari può essere un vantaggio a noi per l'energia.
pazienza e determinazione per cogliere quello che la partita, la difesa di Imola ti dà senza troppa frenesia e mantenendo il controllo sul gioco della partita. E questo è il commento del capitano Alex Ranuzzi in vista appunto della serie dei playoff dal canale YouTube della Mezzana 1871, dal quale ci ascoltiamo anche il coach Alessandro Ramagli, la presentazione di gara 1 e dei playoff con Imola. Lo ascoltiamo insieme. Giusto presentare la nostra prima avversaria in questa serie di playoff. Intanto c'è la curiosità di giocare contro una squadra che non faceva parte del nostro girone, quindi ha senso fare anche una presentazione giocatore per giocatore, oltre ovviamente a individuare quelle che sono le loro caratteristiche principali. I due playmaker sono due giocatori giovani, uno del 94 Gerardo Sabatini e l'altro del 93 Francesco De Nicolao. Sono due giocatori simili, quindi di grande ritmo, che mettono pressione sulla palla, che amano giocare in campo aperto e che sanno anche mettere in difficoltà il playmaker avversario con una pressione costante. La guardia è un po' il fiore all'occhiello di questa squadra, Carvel Anderson, uno dei giocatori più prolifici in questo campionato, un tiratore puro che sa fare canestro veramente in tanti modi, un giocatore da grandi bottini. Le due ali sono Norman Hassan, un tiratore puro, e Patrizio Prato, giocatore molto esperto che tutti quanti conoscono molto bene. I tre lunghi che ruotano nelle posizioni di 4 e 5 sono Leonard Washington, un numero 4 di grande impatto fisico, grande atleta, mancino, che può giocare anche nella posizione di centro. Michele Maggioli, il totem in area di questa formazione, giocatore espertissimo, con tantissimi anni alle spalle anche di Serie A e di Nazionale. E Francesco Moni, un giocatore che sa giocare a metà nei due ruoli e che quindi può giocare indifferentemente con l'uno e con l'altro dei due lunghi titolari. È una squadra che fa del ritmo il proprio cavallo di battaglia. A metà campo giocano condividendo la palla e usando un sistema di gioco tipico del suo allenatore, che è la triple post offense. L'allenatore è un allenatore di grande esperienza, secondo me di grande qualità. La squadra gioca molto bene e ha raggiunto anche dei risultati probabilmente che nessuno si aspettava all'inizio della stagione. Si sono classificati all'ultima giornata nella quarta posizione, li troveremo quindi come primo incrocio di questo playoff e secondo me sarà un playoff molto, molto duro, un playoff molto intenso, molto difficile, dove queste due squadre cercheranno di mettere in campo le proprie armi migliori per cercare di portare a casa le tre partite necessarie per superare il turno. E dunque appuntamento su Radio Siena e Siena TV domani sera ore 21, ci sarà anche il pregara ovviamente alle 20:45 insieme a Andrea Frullanti e Alessandro Bonelli per gustarci la gara 1 dei playoff fra Imola e Mezzana 1871, una post season esaltante per la squadra biancoverde, naturalmente una partita difficile, una sfida difficile, ma come diceva Alessandro Bonelli, niente è precluso a questa squadra nei playoff. Parliamo ancora di basket, non, come sapete noi non parliamo mai né di sport maggiori o minori né di basket maggiore o minore, parliamo di un'importante realtà che è la Virtus Siena, impegnata nella pool promozione. La partita di esordio in questa pool promozione ieri sera a Tolentino, una splendida vittoria per 70-57 da parte della squadra di coach Braccagni. E allora noi ci ascoltiamo nell'ordine le interviste che abbiamo realizzato insieme al nostro Gabriele Voltolini con Francesco Braccagni e Gerardo Imbrò e ci gustiamo insieme anche a qualche immagine di questa bella vittoria della Virtus Siena. Partiamo da Braccagni e poi Imbrò. La partenza della Virtus in questa terza fase del campionato di Serie C Silver è giusta perché la squadra di coach Braccagni espugna il parquet del Palachierici di Tolentino imponendosi con il punteggio di 57-70. Siamo qua con il coach della Sovrana Pulizie, Francesco Braccagni. Francesco, questa vittoria conta non doppio, forse triplo. Sì, è una vittoria che conta, però alla fine sono i due punti, bisogna stare lì concentrati. E siamo rientrati nello spogliatoio, la cosa
che si è detto tutti è stata questa: mancano ancora 5 finali da fare. Questa si sapeva che era una partita difficilissima, loro sono una grande squadra, abbiamo dimostrato di poterci stare anche noi e abbiamo fatto una grande vittoria, una grande partita veramente di squadra e di gruppo. La Virtus ha condotto il match per praticamente 38 minuti, dopo il 7-2 iniziale la tua squadra è riuscita ad andare avanti, tenere bene in mano la partita. A un certo punto Tolentino è rientrata in parità a quota 45 e lì si è visto il carattere della squadra, perché i ragazzi sono stati eccezionali difendendo tutti insieme, compresa la panchina, e ritornando in vantaggio. Sì, siamo andati avanti il primo tempo abbastanza bene, abbiamo fatto un gran primo tempo, però lo sapevamo che rientrando negli spogliatoi ce lo siamo detti, che ci avrebbero aumentato la pressione difensiva, e questo un po' l'abbiamo patito, però i ragazzi sono stati eccezionali, quando sono ritornati 45 pari credo che abbiamo dimostrato veramente il carattere della squadra e la voglia di portare a casa questa vittoria. Ci siamo uniti ancora di più, abbiamo difeso forte e gli ultimi 12 minuti gli si è fatto fare 10 punti, quindi questa è la dimostrazione della grande difesa che abbiamo fatto. Un passo alla volta, adesso domenica prossima arriva Cagliari, altra partita difficilissima, formazione esperta, che partita ti aspetti? Sì, apposta, hai detto te, è una formazione esperta con giocatori che sono tanti anni e fanno queste categorie anche superiori, quindi ci aspetta un'altra gara difficile, ma ormai ci aspetta un mese difficile e dobbiamo prendere una alla volta, poi alla fine dell'anno vedremo dove siamo arrivati. Una vittoria importante che permette dunque alla Sovrana di portarsi subito a quota 2 punti, una vittoria del gruppo. Gerlando Imbrò, guardia della Sovrana Pulizie, stasera veramente il gruppo ha fatto la differenza. Sì, è stata veramente una bella partita di squadra. Abbiamo iniziato subito forte difendendo alla grande, riuscendo a segnare, andando in vantaggio di 10 punti prima dei quarti. Il terzo quarto è stato a favore loro, ma lo sapevamo, loro hanno speso molte energie per rientrare, siamo stati bravi, siamo stati lì con la testa, non abbiamo mollato, siamo riusciti a dare il break al quarto quarto e poi a chiudere in difesa benissimo il quarto quarto e dare lo sprint decisivo negli ultimi minuti. Una squadra normale, tra virgolette, probabilmente nel momento in cui Tolentino è tornata a 45 pari con un parziale di 13-0 in questa bolgia, perché comunque stasera tantissime persone qui al Palachierici, forse un'altra squadra avrebbe mollato, invece lì si è visto la grande compattezza di questa Virtus, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo assolutamente, anche perché questa squadra non molla mai, se noi siamo qui un motivo c'è e comunque ce la vogliamo giocare fino in fondo, è normale avere delle difficoltà durante la partita, ma la cosa fondamentale è cercare sempre di reagire, questo si fa con il gruppo, con la difesa in primis e poi col gioco di squadra in attacco. Vi siete passati tanto la palla, avete difeso tantissimo, però comunque i tuoi 22 punti insieme anche a quelli di altri tuoi compagni sono stati importanti, no? Sì, è chiaro, poi fa piacere la prestazione personale, ma prima di tutto viene la squadra e la squadra comunque ha messo, diciamo, ha dato la possibilità di fare questi canestri, ci siamo passati la palla e io ho fatto solo quello che dovevo fare, magari la prossima volta sarà un'altra a segnare più, ma l'importante è il risultato. E dunque, splendida vittoria della Virtus a Tolentino nella prima partita della pool promozione, come ha detto il coach Francesco Braccagni. Prima della prima pausa, due notizie ancora su Domenica Sport Sera. Una di baseball, vincono di misura in rimonta i bianconeri appunto in casa contro Perugia, al termine della bella partita che ha visto la Chianti Banca imporsi per 4-3. Il punto decisivo del vantaggio bianconero è stato messo a segno da Drusiani, oggi in gran forma, in battuta, 1-2 nel box, spinto a casa dal doppio del giapponese Kamachi. Domenica prossima impegno a massa per la squadra senese. Per quanto riguarda le giovanili, vincono anche loro di un punto sabato pomeriggio gli allievi ad Arezzo, dopo aver sprecato un vantaggio abissale di 9-1, i bianconeri hanno dato la possibilità di impattare all'Arezzo, che appunto ha segnato 4 punti con un uomo in seconda e uno in terza e 2 out, poi vanifica ogni bellezza di rimonta. Un battutone sull'esterno centro viene preso al volo senza tentennamenti dai nostri alfieri appunto di Siena, che possono quindi esultare. L'inviata infine per impraticabilità di campo, la gara dei ragazzi all'Astra Assigna. Questo per quanto riguarda il baseball e la Chianti Banca Siena, mentre per quanto riguarda il rugby, ritorno
della finale terzo e quarto posto a Cecina per il CUS Siena Rugby, che ha perso purtroppo 23-12, si piazza al quarto posto, quindi la squadra senese, che è comunque un gran risultato per il rugby senese a conclusione di una splendida annata della squadra di Marco Junior Barbagli. Adesso noi facciamo una piccola pausa e poi torniamo con un ospite e parliamo di ginnastica artistica, e quindi state con noi. Eccoci rientrati in diretta, Domenica Sport Sera, seconda parte, parliamo, come vi avevo annunciato, di ginnastica artistica. Mi ha raggiunto, la ringrazio, Sara Fattorini, Polisportiva Mezzana, buonasera. Grazie a te, buonasera. Perché dobbiamo parlare, oltre che insomma della Polisportiva Mezzana, poi avremo anche un'intervista con il neo presidente Antonio Saccone nella prossima parte della nostra trasmissione, però dobbiamo parlare del secondo trofeo Mezzana Gym che si è svolto ieri al Palaestra, con Sara che insomma ha coordinato le operazioni. Abbiamo anche alcune immagini di questa bella manifestazione, possiamo dire, Sara, manifestazione alla seconda edizione, ma già grande successo, grande partecipazione. Sì, grande successo, è il secondo anno, quest'anno abbiamo avuto la partecipazione di un centinaio di bambine e le bambine vedo che partecipano sempre molto volentieri, si divertono, alla fine mi ringraziano sia le bimbe che i genitori, è una soddisfazione enorme. E abbiamo, sì, vediamo qualche immagine che abbiamo estratto dal vostro profilo Facebook, anzi invito chi ci sta ascoltando a seguire i profili Facebook della Polisportiva Mezzana, ma anche della ginnastica artistica mezzana, perché ci sono sempre immagini molto particolari, insomma, e molto interessanti. Poi ti faccio anche una domanda sul futuro. Vai, finisci però su questo trofeo. Niente, dicevamo, bambine di ogni età, dai 4 quest'anno ai 15, quindi anche ragazze, che tutte portano la loro esperienza, dalle più piccole che è minima fino ad arrivare alle più grandi, con la partecipazione anche di tutti gli istruttori, con mio grande piacere, certo, che mi aiutano nell'organizzazione, nel mettersi in gioco, nel fare i giudici, nel giudicare, certo, queste bambine. Alcune appunto hanno ricevuto una premiazione grazie anche all'aiuto dei giudici, e le altre più piccole invece hanno preso tutte la loro medaglietta di partecipazione, che a quanto ho saputo ha avuto un grande successo. E questo è sempre importante. Alcune bimbe ci hanno addirittura dormito insieme. Ecco, stanno... questo è particolare, ma è importante, che credo che poi sia l'aspetto fondamentale, no? Quando si fanno questi tipi di manifestazioni per i quali c'è bisogno di grande preparazione anche da parte delle bambine e delle ragazze, poi però insomma dare soddisfazione a tutte credo sia la cosa importantissima. Sì, 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 parliamo di centri CAS, di conseguenza non è puro agonismo, la cosa importante è che le bambine si avvicinino allo sport a qualsiasi tipo, a qualsiasi livello. E penso che grazie anche a queste manifestazioni come questa ci si stia riuscendo particolarmente bene, me lo dico anche da sola. Ecco, no, infatti ti vedo particolarmente soddisfatta, insomma, sì, per questa seconda edizione. Lo ricordiamo così, insomma, per i nostri ascoltatori, divisa in due categorie, categoria A e categoria B. Dagli 8 ai 10 anni la categoria A, era prevista una classifica, e poi la categoria B invece una rassegna di ginnastica per corsi di base con, certo, senza classifica ovviamente. Sì, le bambine più piccole non mi piace mai premiarle, non, certo, mi piace mai metterle in competizione, avranno tutti i loro tempi per poi arrivare a competizione. Ecco, parliamo un po' della ginnastica artistica mezzana, insomma una sezione fra le eccellenze, lo possiamo dire senza sorta di smentita, della Polisportiva Mezzana, un lavoro intenso che parte, come vediamo, appunto dall'età, veramente fasce di età molto basse, no, Sara? Sì, abbiamo il primo corso, è un corso che si chiama Baby Gym e prendiamo bambini dai 3 ai 4 anni. Loro principalmente fanno attività motoria sotto l'aspetto ludico, ovviamente, perché a 3, certo, anni è il massimo che si può pretendere da loro, fino ad arrivare sempre all'interno dei corsi di base l'acrobatica junior, per poi passare addirittura all'acrobatica senior, che è per addirittura adulti. Poi abbiamo il settore agonistico,
con bambini. E che settore, direi, insomma. E che settore, direi, visto insomma che abbiamo anche raccontato su Domenica Sportsiera, su Radio Siena TV, i tanti successi insomma di questa sezione, che è insomma un fiore all'occhiello fra i tanti, peraltro, della Polisportiva Mezzana. Sì, decisamente. Ecco, insomma, questa è una domanda, Sara, che faccio sempre a chi viene ospite a Domenica Sportsera e racconta, io non parlo mai di sport, come ho già detto, di sport maggiori e sport minori, ma racconta, diciamo, delle esperienze diverse rispetto agli sport ritenuti maggiori. Qui intanto vediamo alcuni scatti proprio della rassegna di ieri pomeriggio. Questo in particolare ti riguarda, però insomma io l'ho voluto mettere perché testimonia la tua gioia anche nel partecipare a questo trofeo. Dicevo, Sara, insomma, diamo anche un consiglio, un messaggio a chi ci sta ascoltando e che magari genitore o bambino vuole, come dire, iniziarsi a questa disciplina tramite la Polisportiva Mezzana in particolare, ma insomma vuole iniziarsi alla disciplina della ginnastica artistica. Beh, parli con una persona che ama particolarmente tanto questo sport, e la ginnastica artistica è uno sport completo, uno sport per me bellissimo, certo, molto impegnativo, molto difficile, però che a qualsiasi livello può dare le sue soddisfazioni. Certo. Non è detto di dover puntare per forza all'Olimpiade. Poi ovviamente più su si va, più ci sono sacrifici da fare, certo, però è uno sport da veramente tante soddisfazioni, ecco, proprio per l'impegno che richiede. Ci devono essere particolari qualità nell'approccio a questa attività sportiva, oppure insomma... Dipende ovviamente da quello che si vuole poi ottenere. Si vuole poi ottenere. È chiaro che, come penso sia nell'immaginario comune, le ginnaste non sono tantissimo alte. Certo. E ci vuole molta forza, ci vuole molta elasticità, però anche questo, ripeto, dipende dall'obiettivo che uno si pone. Se lo fai come puro divertimento, anche se non sei forte o flessibile e ti basta praticarlo solo, certo, per praticarlo, puoi farlo e comunque puoi divertirti lo stesso. Per quanto sia uno sport individuale, come si possono vedere le immagini, le bambine sono in gruppo e stanno in gruppo tutto il tempo, e quindi, certo, anche questo secondo me è un aspetto importante. Si insegna molto la disciplina, che penso che per i genitori sia una delle cose principali. Sia appunto un dogma quando si va poi a fare attività sportiva, questo è importante. E basta, io penso che è uno sport bellissimo. Uno sport bellissimo, poi insomma miglior messaggio promozionale, chiamiamolo così, non poteva arrivare che dalla nostra Sara Fattorini. Prima di liberarti, perché insomma è primo maggio anche per te. Grazie. Volevo parlare insieme a te anche dei campi estivi 2016 che la Polisportiva Mezzana sta allestendo anche per quest'anno, ovviamente, perché sono un'opportunità importante anche per la prossima stagione. Sì, i campi estivi sono un'opportunità per tutti i bambini per avvicinarsi allo sport durante l'estate. La Polisportiva Mezzana li organizza dalla fine della scuola fino all'inizio della scuola dell'anno successivo, e li organizziamo a settimane. All'interno di questi campi, durante la settimana appunto, i bambini svolgono svariati sport, tra i quali basket, pallavolo, appunto ginnastica artistica, pattinaggio, beach volley e tanti altri sport che, se mi metto a elencarli tutti, facciamo notte. E sempre in gruppo, li prendiamo dai 6 anni fino ai 14, e niente, abbiamo la possibilità di tenerli lì anche per il pranzo, quindi i bambini arrivano la mattina e poi possono andare via alle 5, 5 e mezzo. Perfetto. www.mezzana1871.it per chi volesse avere delle info, mentre stanno scorrendo ancora le immagini appunto del secondo trofeo Mezzana Gym. In chiusura, Sara, i prossimi appuntamenti per la ginnastica artistica quali saranno? Allora, abbiamo concluso ieri il campionato nazionale allieve con Vittoria Rispoli, che si è classificata al 5º posto, e alla fine di maggio, primi di giugno, avremo il campionato nazionale WISP, dove parteciperanno ancora le ragazze del settore agonistico, che si svolgeranno a Torino.
incrociamo le dita e incrociamo le bimbe. È un grande in bocca al lupo. Io ringrazio Sara per essere stata con noi in questa sezione dedicata alla ginnastica artistica. Noi facciamo un'altra piccola pausa e poi torniamo con Domenica Sporzera rinnovando l'in bocca al lupo per la ginnastica artistica biancorossa. Ci vediamo fra poco. Domenica Sporzera, ancora buonasera ad Alessandro Lorenzini, puntata molto serrata, tante notizie, diamo anche le notizie di calcio dilettanti con la playoff di prima categoria, Fonteblanda Castel del Piano 2-1, San Quirico Quercerossa 2-1, quindi la finale per la promozione nel campionato di promozione, domenica 8 sarà appunto fra Fonteblanda e San Quirico, mentre l'altra finale sarà fra Torrita e Terranuova per l'altro girone. Queste ovviamente per i play-off. I play-out invece in seconda categoria, girone I, purtroppo la sconfitta del Rapolano contro il Cerbaia per 4-1, mentre per quanto riguarda i play-off ma del campionato di seconda categoria, girone G, Orbetello Torrinieri 0-1, quindi domenica prossima il Torrinieri sarà in finale per la promozione in prima categoria con l'Aurora Pitigliano. Questi risultati ovviamente di una stagione del calcio dilettanti che ci ha visto come protagonisti, vi abbiamo dato tutte le domeniche i risultati dei campionati, le code appunto dei campionati con questi risultati di oggi in vista poi della domenica prossima che chiuderà appunto la stagione dei dilettanti. Andiamo e torniamo a parlare di polisportiva perché in settimana si sono svolte le elezioni della polisportiva Mezzana, presidente sarà Antonio Saccone con il 95% dei voti, affluenza record per le elezioni della polisportiva Mezzana e noi l'abbiamo intervistato. Antonio Saccone, intervista da ascoltare, ve la proponiamo in maniera integrale. Antonio Saccone. Antonio Saccone, nuovo presidente della Polisportiva Mezzana, eletto con il 95% dei voti e affluenza record. Già questa è una grande soddisfazione. Sicuramente, io non mi aspettavo, prima di tutto, di vedere tanti soci venire a votare. Io ho 80 anni, sono in Polisportiva e quindi di elezioni ne ho viste diverse. Credo sia un record assoluto questo. E poi la cosa che mi ha fatto molto piacere è la percentuale di adesione da parte dei soci, perché insomma il 95% credo sia un risultato insomma non facile da raggiungere. Parliamo anche della squadra che la affiancherà in questo quadriennio, una squadra forte, una squadra di grandi competenze. Io qui devo già da ora ringraziare la commissione elettorale per avermi affiancato diciamo, una squadra effettivamente forte di veri menzanini, di persone che già conosciute nel passato che hanno frequentato sempre la polisportiva e quindi conoscono bene quali sono le problematiche, no, della società. Insomma, ecco. E credo quindi questo sia un quadriennio di sicuro di sicuro approccio, no? Perché avere tante persone, no, esperte della società sia molto importante. Ecco, c'è tanta carne al fuoco, il lavoro è stato particolarmente intenso, la polisportiva ha affrontato anche momenti, inutile negarlo, difficili. Il futuro cosa riserverà secondo lei? Ma il futuro problematiche ne abbiamo, ce ne sono tante, no? In corso, e, diciamo, delle cose più impensabili, no? Per qualcuno, ad esempio, è migliorare la comunicazione con l'esterno, no? Le vicende del basket che hanno, molti tifosi hanno accusato la polisportiva, no? Giustamente non rendendosi conto come la basket non è una sezione della polisportiva bensì una società responsabile limitata, una sua autonomia patrimoniale e quindi tutti i discorsi sono stati fatti, no, sulla revisione, sulla convenzione in atto
che hanno ha portato che la Basket abbia dovuto pagare, ma ha pagato che cosa? Ha pagato parzialmente solo il consumo delle utenze e della gestione del campo, insomma, ecco. E questo è uno dei primi aspetti che credo sia importante anche per il nostro futuro, perché teniamo conto il recente bilancio, no, approvato nell'ultima assemblea, ha messo in evidenza una perdita della gestione, ma questo è dovuto principalmente allo sforzo finanziario che la polisportiva ha dovuto fare per diciamo saldare il debito al 31-12 ultimo scorso. Vero è che diciamo, mentre finora la prospettiva deteneva il 94% delle quote della società, oggi come oggi siamo scesi al 20% e insomma, siamo disponibili a anche cedere un ulteriore 10%. Però bisogna sempre stare molto attenti, no? Perché diciamo, un ulteriore sacrificio finanziario per noi sarebbe impossibile sostenere. Ecco, l'input che è arrivato proprio da gran parte delle sezioni e gran parte dei soci è quello di, come dire, tutelare questo grande patrimonio che è la polisportiva, fatta appunto di migliaia di soci e migliaia e tante sezioni. Sì. E giustamente questo ha fatto molto piacere. Noi oggi come oggi abbiamo una ventina di sezioni fra autonome e non autonome, ma più che altro abbiamo una trentina di discipline, no? Diverse, con 2.800 soci, 1.000 ragazzi che vengono, o giovani che vengono qui a fare attività. E fare attività, e quindi bisogna diciamo gestire anche questo aspetto qui, cioè bisogna pensare a mandare avanti diciamo tutta questa situazione che insomma non è oggi come oggi molto facile. Io vi dico che ormai sono 30 anni, sono polisportiva, e per tre volte diciamo, ho visto il basket che ci ha creato grossi problemi dal punto di vista finanziario. Io mi riferisco agli anni 80, mi riferisco al recente fallimento, mi riferisco allo sforzo finanziario fatto nell'ultimo periodo. Ecco, per concludere, insomma, la polisportiva Menzana è una vera e propria cittadella dello sport, e se uno viene qua nei giorni pomeridiani ma anche serali vede veramente grandissimo movimento. Sì, io porto sempre per esempio che la sera, il pomeriggio, se si viene verso le 18 in polisportiva non si trova un posto per parcheggiare ormai più la macchina, no? E questo sta a indicare quante persone qui affluiscano giornalmente, no? È proprio una cittadella, no? Perché se voi pensate 2.800 soci, 1.000 bambini o ragazzi, diciamo più che ragazzi, perché dopo ci sono i nonni, i genitori, e quindi è un movimento continuo, no? E giornalmente che si affina a tarda sera. L'altra sera io ero qui alle 11, insomma alle 23, e già a quell'ora, sempre a quell'ora si vedeva un grosso movimento all'interno degli impianti, insomma. E questo è il neo presidente della Polisportiva Menzana, Antonio Saccone. Come di consueto su Domenica Sportsera ci occupiamo un po' di tutti gli sport e tutte le società sportive di Siena e non solo. Questa sera parliamo anche di pallanuoto, perché c'è una realtà anche di pallanuoto importante a Siena, la Pallanuoto Siena, che ha anche un settore giovanile, e noi ci siamo occupati, siamo andati presso la piscina dell'Acqua Calda a intervistare, a scuriosare in alcuni allenamenti della squadra di pallanuoto di Siena Pallanuoto. Partiamo dal settore giovanile, ci andiamo ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato con Cosimo Sisti, che è responsabile, e Antonio Burroni, che è il suo vice, la sua spalla, che appunto si occupano della squadra Under 13. Allora ci andiamo ad ascoltare queste due interviste, ci guardiamo anche alcune immagini della Pallanuoto Siena. A
Allora, parliamo di pallanuoto questa sera. Innanzitutto comincerei dalla squadra appunto Under 13. Come ci si approccia a questo tipo di sport? Beh, sicuramente uno sport molto duro, forse in rapporto anche forse più difficoltoso rispetto all'inizio per i ragazzini piccoli, perché implica molteplici abilità anche nell'acqua. Ci si approccia semplicemente venendo a provare, è richiesta naturalmente una piccola base di nuoto, insomma, per garantire galleggiamento e le prime forme di nuotate. Il divertimento è assicurato per i ragazzini, insomma, perché viene messa alla prova, insomma, il loro atteggiamento anche rispetto al gioco di squadra, insomma, rispetto, è veramente, veramente molto interessante e divertente per loro. Parliamo del suo team, della sua squadra, la Under 13. Allora, la nostra squadra è una squadra nuova, perché l'anno scorso ha iniziato con la partecipazione al campionato federale fin come Acqua Gol. Quest'anno sono passati di categoria e grazie anche alla collaborazione con la Poggi Bonzi Pallanuoto siamo riusciti ad iscrivere una squadra al campionato sempre federale Under 13, nonché prima anche al campionato regionale WISP. Questo per permettere ai ragazzi di crescere il più possibile facendo le maggiori esperienze di gioco possibili. Si allenano 3 volte a settimana, in più un allenamento il sabato in cui si cerca, abbiamo a disposizione tutto l'impianto dell'acqua calda in cui riusciamo a poter provare schemi, partite amichevoli con altre squadre della Val d'Elsa e della zona. Pallanuoto Siena, l'Under 13, partiamo, come dire, dall'esperienza di avere a che fare con ragazzi di questo genere in questo sport. Sì, l'esperienza è veramente bellissima, quindi mi ci sono messo con tutto quello che avevo, perché insomma, si fa tanti allenamenti a settimana, poi il sabato si continua con un ulteriore allenamento congiunto con Poggi Bonzi e più una domenica sì e una domenica no c'è le partite, quindi diciamo che siamo abbastanza impegnati, però c'è tanta soddisfazione, perché devo dire che negli sport minori si trova veramente la passione, senza nulla togliere al calcio, basket e quant'altro, però cioè, se negli altri forse qualcuno ha la speranza di giocare per avere un futuro migliore, qui si fa proprio per passione, perché uno anche se gioca in Serie A poi alla fine non è che guadagna delle cifre tali da potersi permettere chissà cosa, ecco, quindi questi sono veramente puro, un po' come il rugby, insomma questi sport un po' che considerati minori, ma che in realtà poi la fatica ce l'hanno più degli altri, perché noi, so se l'ha già detto il capo allenatore, si fa dalle un quarto alle tre, 3:30 palestra, e poi dalle 3:30 alle 5 nuoto e palla e allenamento alla palla, più il sabato altre 2 ore e la domenica le partite, per cui insomma è abbastanza. Un grande impegno anche da parte dei ragazzi, ma per chi volesse approcciarsi a questo sport, quali sono, diciamo, le qualità che bisogna avere? Beh, allora dunque, le qualità sono veramente minime, nel senso ci vuole di saper nuotare, quindi ovviamente bisogna saper nuotare abbastanza bene, avere dei fondamentali discreti, tant'è vero uno sport a cui si approcciano normalmente chi esce dai gruppi agonistici di nuoto, e poi aver voglia di mettersi in gioco, aver voglia di divertirsi, a non aver paura di avere un po' di contatto fisico, perché c'è anche quello nella pallanuoto, però sempre nel massimo rispetto dell'avversario, insomma non è che si vede mai nessuno andare a Biambarella, ecco. Ecco, vediamo anche da queste nostre immagini, però gli allenamenti sono molto divertenti, molto diversi uno dall'altro, molto intensi. Sì, sicuramente noi si cerca sempre di dargli ogni giorno un allenamento diverso. Ora ovviamente c'è le giornate in cui si fa più base di nuoto, perché come in tutti gli sport devi fare del fondo, cioè prima devi mettere in cascina un po' di gambe, un po' di braccia, perché ci vuole un po' di resistenza.
ovviamente poi si passa al gioco la palla e tutto il resto, quindi cioè, decisamente i ragazzi almeno vedo si divertano, poi sta più a loro che a me dirlo, però insomma ecco. Allora, abbiamo guardato dentro la squadra under 13 della Siena Pallanuoto, andiamo invece dai più grandicelli, andiamo a vederci anche con le interviste all'allenatore Marco Mancini, a Massimiliano Scottà, che è anche responsabile del settore giovanile, ma appunto si integra con la prima squadra, quella che è la prima squadra della realtà della Pallanuoto Siena, con queste altre interviste e queste altre immagini. Parliamo di Pallanuoto Siena, parliamo della squadra dei più grandicelli, chiamiamoli così. Che squadra è, che squadra lei ha a disposizione e come progredisce questo sport a Siena? Questo sport a Siena non ha grossa tradizione, ma stiamo cercando di creare dalla base, dai più piccoli, numero più possibile di atleti di buona qualità da poter portare in prima squadra nel giro di qualche anno. Al momento c'è comunque una buona percentuale di atleti senesi anche in prima squadra, facciamo la serie A WISP, altri ragazzi vengono dall'università, gente un po' da tutta Italia, però ecco, il progetto è quello di creare un impianto senese il più possibile nel breve giro di qualche anno. Quali sono le qualità per approcciarsi a questo sport? Grande voglia di sacrificio, perché anche se da un paio di anni abbiamo il gruppo Monte dei Paschi che ci sostiene, ci aiuta un pochettino a trovare spazi acqua, a sostenere, insomma, a far fronte alle spese, grande sacrificio perché gli orari sono insomma non di primissima scelta, occupiamo sempre gli spazi serali come le squadre di tutta Italia. E per quanto riguarda le qualità personali c'è bisogno di grande attenzione e di grande presenza agli allenamenti che sono almeno di 4 volte a settimana, anche per i più piccoli. Quindi insomma, grande spirito di sacrificio, però come dire, nelle sedute degli allenamenti notiamo grande diversità di esercizi, quindi alla fine anche grande divertimento. La pallanuoto è uno sport di situazione, quindi bisogna creare un archivio di situazioni il più ampio possibile a partire dai più piccoli. Quindi sì, diciamo che un allenamento non è mai uguale all'altro, si allenano tanti tipi di capacità, sia natatoria che tecnica che tattica per i più grandi, quindi di sicuro non ci si annoia. Allora, ci siamo ascoltati Marco Mancini, l'allenatore della Pallanuoto Siena. Vediamo se abbiamo anche Massimiliano Scottà, che è responsabile del settore giovanile e si allena, insomma, e si integra con la prima squadra della Pallanuoto Siena. Dovremmo avere anche Massimiliano Scottà e vederci ancora altre immagini della Pallanuoto Siena. Massimiliano Scottà. C'è anche la pallanuoto a Siena, una realtà in crescita. Parliamo innanzitutto di questo sport. Qual è la sua importanza qui a Siena? Com'è la situazione? Allora, buonasera a tutti. Intanto sono Massimiliano Scottà, uno dei giocatori della prima squadra qui di Siena e responsabile del settore giovanile. E qui a Siena la pallanuoto è diciamo, un po' di anni che ha iniziato a muovere i suoi passi. Con una buona accelerazione nell'arco degli ultimi 5 anni, dove grazie al lavoro di tutto un insieme di ragazzi qui di Siena che si è unito al contributo di altri atleti arrivati da fuori città, chi per motivi di studio, chi per motivi di lavoro, hanno insediato qui nella piscina dell'acqua calda un primo nucleo che in questi ultimi 2 anni sta cominciando a raccogliere i suoi primi risultati. Che campionato fate e com'è la situazione della cosiddetta prima squadra? La prima squadra, come tutto il settore della pallanuoto, è iscritta ai campionati WISP Toscana. La prima squadra partecipa alla Serie A Toscana, che è un campionato abbastanza competitivo, mentre le giovanili partecipano ai rispettivi campionati di categoria per questi anni in partnership con la squadra di Poggi Bonsi, con la quale condividiamo un progetto di crescita degli atleti più giovani. Ecco, lanciamo un messaggio a chi magari ci sta guardando e ha voglia di cominciare a praticare questo sport. Cosa deve fare?
Ma allora, per iniziare la pallanuoto serve una buona base natatoria che può essere poi perfezionata all'interno dell'attività di allenamento. Si può iniziare già dall'età di 7-8 anni con il settore acqua gol, che è l'omologo, diciamo, dei pulcini piuttosto che del mini basket. All'interno di questi corsi viene perfezionata la tecnica natatoria con particolare riferimento alle, diciamo, specifiche utili per la pallanuoto, quindi la nuotata un po' più verticale, il lavoro di gambe a bicicletta, e vengono introdotti i primi rudimenti del controllo con la palla e del gioco di squadra. Con la squadra Acqua Gol di Siena, insieme ai compagni di Poggi Bonsi, partecipiamo ai tornei e alle manifestazioni che ci sono in tutta la Toscana. Poi da lì la crescita passa per il settore giovanile con le under 13, le under 15 e le under 17, che si allenano il pomeriggio dalle 3 alle 5 indicativamente. Comunque le sedute di allenamento possiamo dire che sono molto varie, faticose certo, molto varie, però molto divertenti. Sì, lo sport per definizione è uno dei più duri da un punto di vista fisico, ma duro perché completo, coinvolge tutte le parti del corpo, dalle gambe alle braccia, alla resistenza nella nuotata lunga fino alla forza esplosiva. È un mix poi di capacità tecniche e tattiche, perché il controllo della palla e il gioco di squadra richiedono grandi abilità. Gli allenamenti sono misti, si fa dalla base di preparazione di nuoto alla preparazione atletica del singolo con le gambe e i palleggi, fino poi alle sedute di squadra, le amichevoli, fino alle partite della domenica. E dunque abbiamo affrontato anche l'argomento della pallanuoto a Siena, esiste appunto una realtà che sta crescendo, ve l'abbiamo raccontata su Domenica Sportsera. Cambiamo argomento, parliamo di pallavolo perché si è conclusa da pochi giorni l'avventura dell'Ema Villas Siena in questa stagione, ma il presidente Gianmarco Bisogno non vuole lasciare niente al caso, vuole già preparare la stagione di successi, possibilmente la prossima, e ha subito fatto segnare un colpo importante, perché a guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie A2, il secondo dopo la comunque positiva esperienza di quest'anno con le gare interne al Palaestra a Siena, ha affidato la squadra a un grande come Toffoli che guiderà l'Ema Villas nel prossimo anno. Ci racconta tutto Andrea Colnago in questo servizio. Stagione finita da qualche settimana, ma l'Ema Villa a Siena si sta già dando da fare per prepararsi al meglio per il prossimo campionato. Il primo passo da fare prima di pensare a costruire l'intera squadra è sicuramente quello di cercare il giusto allenatore, e la società ha puntato subito in alto. In settimana infatti è stato raggiunto l'accordo con Paolo Toffoli, che assumerà l'incarico di guida tecnica della prima squadra nel prossimo campionato di Serie A2. Ritengo che questa scelta sia una scelta di grandissima importanza, perché ritengo che il ruolo dell'allenatore è sicuramente fondamentale per iniziare questo nuovo percorso che noi stiamo intraprendendo. Sarà una stagione molto importante, molto impegnativa, e ho ritenuto che Paolo Toffoli, insieme a tutto il nostro staff, insieme a Fabio, alla nostra società, abbiamo ritenuto che Paolo fosse la persona a mio parere più indicata, perché a parte che è stato un grande campione come giocatore, quindi un onore per noi, tutti i ragazzi della generazione dei fenomeni come è stata definita, ma al di là da quello ritengo che Paolo abbia avuto un percorso molto interessante in questi anni. Pluricampione mondiale ed europeo con la nazionale da giocatore, Toffoli ha conquistato anche 2 argenti e 1 bronzo alle Olimpiadi, iniziando poi la carriera di allenatore nel 2010 con la Scavolini Pesaro, squadra femminile di A1. Nel 2012-2013 è stato allenatore del Volley Brolo in A2, lasciando a fine stagione l'incarico per ricoprire quello di vice allenatore della nazionale femminile. Nel 2013 poi alla guida del Toscania Volley ha raggiunto ottimi risultati, la promozione in A2 e un terzo posto in una semifinale di Coppa Italia nella stagione appena conclusa. Sicuramente sono onorato di essere qui nell'Ema Villas, è una società ben organizzata che punta in alto. Io del resto sono un allenatore che punta in alto, sono molto ambizioso, e quindi diciamo mi hanno chiesto di venire qui a Siena per vincere. Io voglio vincere, voglio portare, diciamo, l'Ema Villas in A1. Non sarà facile, sarà un campionato molto molto agguerrito, io spero di dare il mio contributo, che ci sia l'affiatamento, l'amalgama, questo è una cosa fondamentale. Poi la squadra, i giocatori, e secondo me la squadra come caratteristica principale è quella di non mollare mai,
cioè le altre squadre quando dove giocheranno contro Siena dovranno dire: ah, Siena è una squadra ostica che per mettere giù la palla dobbiamo sudare sette camicie. Questo, che dobbiamo essere una squadra che non molla, dura, coriacea, e naturalmente essendo diciamo una squadra, sarà una squadra allestita per vincere con grandi giocatori, ma che delle volte, non sempre, avere grandi giocatori si vince. L'importante è che ci sono giocatori, ognuno al proprio posto, e che si crea quel cocktail, quell'alchimia giusta affinché si possano raggiungere grandi risultati. È già entrato nel ruolo Paolo Toffoli, quello di condottiero per la prossima stagione dell'Ema Villas Siena. Le parole pesanti di uno che insomma di successi nella pallavolo ne ha ottenuti tanti, come diceva, ricordava il presidente Gianmarco Bisogno, fa parte della generazione dei fenomeni dell'Italia, dell'Ital Volley, che naturalmente tutti i nostri ascoltatori ricorderanno. Prima della pausa dobbiamo però parlare dell'Eroica Primavera, cambiando ancora argomento. Vi abbiamo raccontato la seconda edizione dell'Eroica Primavera questa mattina in una lunga diretta su Radio Siena e Siena TV, con collegamenti da Buonconvento insieme a Matteo Borsi, insieme a Filippo Tozzi. Eroica Primavera che si è conclusa con la giornata di oggi, ma è stata in realtà una quattro giorni con eventi, con convegni, con tante, con mercati, insomma una kermesse di quattro giorni che ha fatto arrivare migliaia di persone a Buonconvento, insomma una seconda edizione già di gran successo nei numeri. Eroica è una filosofia di vita, io la definisco così, e noi abbiamo intervistato questa mattina Giancarlo Brocci, che è uno dei fondatori della filosofia di vita Eroica, ovviamente. Allora ce lo riascoltiamo e ci guardiamo insieme anche qualche immagine particolare dell'Eroica Primavera, la corsa che si è dipanata su quattro percorsi di lunghezza diversa nello splendido scenario del sud della provincia di Siena. Giancarlo Brocci. Siamo con Giancarlo Brocci, possiamo definirlo il papà dell'Eroica, il babbo dell'Eroica? Sì, ci tengo anche molto, insomma, una qualifica, voglio dire, quando si ha una figlia bella così, poi insomma, in genere ci si affigliola anche quelli più brutti, che noi siamo per forza degli esteti, però insomma l'Eroica è davvero una grande condivisione di valori da parte di un mare di gente che pian piano si è aggregata a questa famiglia, è diventata sempre più importante, sempre più grossa, sempre più mondiale. E come dico sempre, la cosa a cui tengo di più non sono tanto i numeri e la mondializzazione, che comunque sono importantissimi, ma la qualità delle persone che abbiamo messo insieme con questa idea e con questa proposta, e valori condivisi. La gente sempre di più ama la bici fatta per sport, guardandosi intorno, guardando l'ambiente, fermandosi, riscoprendo le radici autentiche di un grande sport. Ecco, hai parlato di valori, quali sono i valori dell'Eroica in cui questo grande pool di appassionati si riconosce e che frequenta? Ma allora, prima di tutto l'attenzione all'ambiente, prima di tutto la ricerca di queste periferie straordinarie di mondo, il nostro, insomma, è un contenitore bellissimo, lo sappiamo tutti. Teatro naturale? Ma diciamo che da Gaiola a Montalcino e il ritorno, il fil rouge che lega l'Eroica a questo territorio, credo sia una roba fantastica. È impossibile pensare da qualsiasi altra parte di mondo scenari così vari di questa rara bellezza come in questi 209 chilometri del percorso permanente dell'Eroica. Le strade bianche sono un altro valore, sono state una scoperta, riscoperta per tanti, ma quando siamo partiti con l'Eroica non erano ancora considerate il valore che sono oggi, insomma un patrimonio paesaggistico, ambientale, storico da preservare. L'Eroica e appunto il suo concetto, il fatto stesso che abbiamo portato su queste strade poi un grande successo anche i professionisti, ha significato porre l'attenzione su un bene che si rischiava di perdere inconsapevolmente, quindi questa è un'altra delle cose che l'Eroica ha sottolineato. Poi devo dirti altri valori: noi diamo molta attenzione allo stare insieme, quindi all'andare in bicicletta guardandosi attorno, aiutandosi reciprocamente, perché la non competitività aiuta questo. I ristori d'epoca, no? C'è una filosofia sul mangiare, sul fare sport in modo naturale. Lo stare bene. Sullo stare bene, ecco, sul
il bikeness, vorrei dire, quindi la bicicletta che aiuta a vivere meglio, a vivere di più. Noi non abbiamo... Una sorta di stile di vita legato alla bicicletta? Sicuramente, sicuramente lo stile di vita eroico in qualche modo appunto ci lega, ripeto, alla riscoperta dello sport fatto per sport. Da troppo tempo lo sport si concepisce soltanto come produzione di spettacolo, ai massimi livelli per gente che sta a sedere a guardarlo. Lo sport è bellissimo farlo, è bellissimo sentirsi bene facendo sport con l'eroica, quando mi hanno fatto sintetizzare dei concetti nel gusto della fatica e la bellezza della fatica è il gusto dell'impresa. Riscoprire che cosa significa realmente fare fatica, quindi misurarsi con la fame vera, la sete vera, anche il sonno e la stanchezza, sono concetti che sempre più i giovani non conoscevano, avevano perso quest'idea e che stanno riscoprendo. E così come il gusto dell'impresa, che poi fondamentalmente significa per me, che sono stato in Sudafrica la settimana scorsa e mi sono fatto 94 chilometri, come si vede assolutamente non preparato, ci sto andando sempre meno per i tanti impegni che l'eroica comporta, però ho fatto 94 chilometri e sono stati una personalissima impresa, cioè ognuno di quelli che sono partiti oggi ha una sua impresa da fare anche qui a Bonconvento. Misurarsi con le proprie forze per mettersi alla prova, quindi, se dovessimo sintetizzare all'estremo ovviamente un corpus di valori così enorme. Esatto, perché fondamentalmente appunto ti misuri solo con te stesso, no? In genere chi ha un patrimonio di 30 km da fare ne fa 60, chi ne ha 60 prova a farne 100, e questa è la filosofia, insomma. E quindi in questo senso io vedere sempre di più che per esempio tanta gente, tanti giovani partono per fare il lungo dell'eroica di Gaiola in Chianti, cioè quello da 209, cioè la prova secondo me più dura in assoluto da fare in bicicletta in un giorno. Il numero è sempre crescente, vuol dire che questa sfida, questa ricerca anche appunto dell'impresa personale diventa un obiettivo annuale per tanta gente che magari anche pochi anni fa non conosceva nemmeno la bici. Insomma, c'è un proverbio che dice la strada non mente, questo è il caso? Ah, no, sicuramente, la strada non mente, la prova insomma, che ci dà appunto la strada è un parametro assolutamente per cui tanta gente si misura annualmente. Ecco, io ho l'esempio del mio figliolo che fino a 7-8 anni fa assolutamente non faceva ciclismo in modo serio, che poi pian piano si è appunto sfidato a cercare di fare il lungo dell'eroica, e quando c'è riuscito, tra l'altro partendo alle 5 del mattino e finendo alle 9:15 la sera, però io so che lui la considera davvero una medaglia al petto notevole, e io sono assolutamente d'accordo con lui. E anche noi. Grazie a Giancarlo Brocci. Figurati, grazie a voi. Giancarlo Brocci, parole molto interessanti, ci ha raccontato quello che è l'eroica, quello che è una filosofia di vita. Vi abbiamo raccontato l'eroica di primavera, l'appuntamento ovviamente per questo autunno con l'eroica, qualcosa anticipato già Giancarlo Brocci con l'edizione appunto autunnale a Gaiole in Chianti. Noi facciamo una piccola pausa su Domenica Sportsera e poi torniamo per parlare di Lega Pro. State con noi. Eccoci tornati in diretta, ancora buonasera ad Alessandro Lorenzini, buonasera a Giulio Valenti che mi ha raggiunto in studio per parlare di Lega Pro e di Serie D. Buonasera Giulio. Buonasera Alessandro e buonasera a tutti. Allora, debacle esterna del Siena nella penultima giornata di campionato con il tutto cuoio, che a questo punto lo possiamo dire la bestia super nera del campionato della Robur, 4-0 all'andata in casa, una partita pesantissima, una sconfitta pesantissima prima di Natale, che tra l'altro segnò anche un po' la stagione o comunque il mercato di gennaio, 3-0 questo pomeriggio in un'altra trasferta veramente da dimenticare. L'analizzeremo con il servizio di Tommaso Salomoni, con il commento di Giulio Valenti, con le interviste, però prima come al solito ci guardiamo i risultati della penultima giornata del campionato di Lega Pro, risultati e classifica per fare anche un po' il punto della situazione appunto a 90 minuti dalla fine del campionato, anche se alcune sentenze sono già state
Infatti, Ancona Rimini 0-4, Arezzo Maceratese 1-0, Pisa Lupa Roma 1-0, Sant'Arcangelo Pontedera 2-1, Savona Pistoiese 1-0, all'Aquila Lucchese ha battuto l'Aquila 2-1, a Teramo La Spalla ha battuto il Teramo 2-0, Carrarese Prato 1-2, quindi derby che va al Prato, e poi Tutto Cuoio Roburziena 3-0. Risultati molto interessanti. Vediamo la classifica del campionato di Lega Pro, il girone B, con la Spal che ha ormai festeggiato la promozione in Serie B e il Pisa che consolida in maniera definitiva il secondo posto, 62 punti, Maceratese che rimane a 58, qualificata playoff ma al terzo posto, poi Ancona 50, Carrarese 48, Roburziena 46, Pontedera 44, Teramo 42, Arezzo 41, Lucchese 39, Tutto Cuoio che sale a 37, Sant'Arcangelo e Pistoiese 36, Rimini 35, Prato 34, L'Aquila 30, Lupa Roma 27, Savona 22 punti, con il Savona che è retrocesso già da due settimane in Serie D. Allora, prima di dare uno sguardo, dare un giudizio e dare una valutazione a questa pesante sconfitta del Siena, ma anche al campionato, andiamo a vederci quello che è successo nella partita di questo pomeriggio nel servizio che ha curato per noi Tommaso Salomoni. Sconfitta nell'ultima trasferta stagionale per la Roburziena, pesante anche in questa occasione, 3-0 a Pontedera contro il Tutto Cuoio. Tutto Cuoio che aveva battuto addirittura 4-0 i bianconeri nella partita dell'andata. La Robur al settimo minuto si era resa pericolosa con questa azione, questo colpo di testa di Beglie terminato di poco sul fondo. Al dodicesimo questo calcio di punizione terminato alto sopra la traversa, poi ancora Robur al quindicesimo con Yamga che non arriva su questa palla, chiede anche il calcio di rigore che non arriva. Al 22esimo è il vantaggio del Tutto Cuoio, rinvio un po' sbilenco da parte di Bacci, la palla che poi arriva sul sinistro di Tempesti, conclusione dalla distanza, qui Bacci sicuramente non è impeccabile e il Tutto Cuoio passa in vantaggio. Nero Verdi reduci dallo scossone societario che ha portato all'esonero del direttore sportivo Igor Crotti e del tecnico Cristiano Lucarelli, dunque sblocca questo match importante proprio per i padroni di casa in chiave salvezza. Qua non arriva Rozzi su questa sfera, è una delle poche azioni offensive della Robur. Beglie qui sbaglia tutto, il Siena rischia di prendere subito il 2-0 al 34esimo, per fortuna Beglie riesce a metterci un piede e a mettere la palla in corner. Al 41esimo poi c'è questa azione insistita da parte della squadra di casa che poi arriva alla conclusione di Tempesti, una deviazione tra Lerza e palla dentro, in questo caso sfortunato il Siena che comunque non aveva avuto la minima reazione dopo il vantaggio dei neroverdi e c'è dunque la doppietta personale da parte di Tempesti, 2-0 quando siamo giunti al 41esimo del primo tempo per il Tutto Cuoio. Ancora un replay di questo slalom in area, poi la conclusione deviata in modo maldestro direttamente alle spalle del portiere Bacci. Poi la Robur ci prova con questo calcio di punizione di Burrai che termina però sul fondo. Al 49esimo il rinvio ancora per il in avanti del Tutto Cuoio con questo pallonetto fermato da Bacci che oggi ha preso il posto di Montipò, poi una punizione ancora per il Tutto Cuoio con la palla che rimbalza pericolosamente nell'area piccola, non finisce in gol per anche un po' di fortuna da parte della Robur. Qui c'è un infortunio appunto per un giocatore del Tutto Cuoio quando siamo al 68esimo, poi al 79esimo altra discesa dei neroverdi con un ripiego in qualche modo da parte della Robur, punizione di Burrai per questa sfera che non viene però chiusa in rete da parte dei bianconeri oggi in maglia rossa. All'88esimo arriva il 3-0, eccolo qua, Esposito a tu per tu con Bacci, non fallisce questo tiro sotto porta, mette la palla dentro, chiude definitivamente il match, anche se come detto il Siena non aveva avuto neppure un'occasione per rimettersi in carreggiata come purtroppo è accaduto spesso in questa stagione.
stagione, stagione che si concluderà per la squadra di Guido Carboni domenica prossima, domenica 8 maggio alle ore 18 in casa contro l'Ancona, e poi in attesa naturalmente degli sviluppi societari annunciati si guarderà alla prossima stagione. Qua c'è un'azione del Siena che non ha avuto una grande pericolosità con questo cross dalla sinistra di Boron, Cori che non è riuscito a staccare di testa, poi il triplice fischio. Questa dunque l'ultima trasferta della Robur, sconfitta 3-0 contro il Tutto Cuore. Ne approfitto per fare un ringraziamento doveroso a Tommaso Salomoni che ha annunciato oggi il suo arrivederci a Radio Siena TV. Lo ringrazio personalmente come redazione sportiva per il lavoro sempre fatto con grande competenza, grande professionalità. Un abbraccio sincero a Tommaso Salomoni, con il quale ho collaborato per tanti anni, e la speranza e la voglia è quella appunto che le porte comunque di Radio Siena TV siano sempre aperte per lui, per future collaborazioni ovviamente, e veramente un grande in bocca al lupo per le sue nuove e future esperienze professionali. Con questo appunto saluto Tommaso Salomoni. Giulio Valenti, entriamo in cronaca appunto e torniamo a parlare della partita di questa debacle della Robur Siena. Dalle immagini, dal servizio di Tommaso Salomoni, abbiamo visto praticamente nessun tiro in porta della Siena in una partita. Carboni aveva chiesto riscatto dopo lo 0-4 dell'andata, è arrivato uno 0-3, altro che riscatto direi, ma un'altra amara trasferta per i bianconeri. Sì, scusami, intanto mi associo a saluti a Tommaso, anche io gli rivolgo un grande in bocca al lupo, oltre ai miei personali attestati di stima. Venendo alla partita della Robur Siena, è una prestazione, un risultato che non è che faccia trasalire più di tanto l'ambiente bianconero, perché ormai questa formazione ha abituato gli addetti ai lavori e i suoi sostenitori a delle prove da encefalogramma piatto quando va ad affrontare delle formazioni che hanno più fame, più motivazioni. L'obiettivo del Tutto Cuore è tuttora la salvezza diretta, evitare i play-out, e ne escono fuori delle performance facsimili a quelle della trasferta ad aprile a Guadalupe Roma, un'altra sconfitta per 3-0, in precedenza il 2-0 di Rimini, potrei citarne anche molte altre, ma mi fermo qui. L'allenatore evidentemente non è riuscito a motivare i propri ragazzi, neppure mettendo in campo una squadra giovane, vuoi per squalifiche, vuoi per infortuni, è arrivato quel brio, quella verba, quella voglia di lottare che ci si poteva attendere dalla Robur Siena, che si ferma dopo 5 risultati utili consecutivi e 2 vittorie di fila in trasferta. Non credo che ci sia neppure l'attenuante del divario tecnico dei valori fra le due squadre, perché il Tutto Cuoio più o meno insomma è una formazione che se la può giocare tranquillamente con la Robur Siena, anzi forse anche delle individualità inferiori. E chiudo con questo dato: il Tutto Cuoio era l'attacco meno prolifico del girone, aveva segnato 22 gol, ora sono 25, 7 al Siena. 7 li ha fatti al Siena. Qui vediamo appunto nelle immagini che ci rivediamo la mollezza, posso usare questo termine, siamo a fine stagione quindi lo posso usare, di questa squadra, non solo in occasione di gol ma anche in occasione di queste occasioni. Carboni ha cercato anche di cambiare formazione, mettendo in campo chi ha giocato meno, sperando in qualche motivazione in più di questi giocatori, al di là delle assenze come quella di Lavista, squalificato, Portanova e Mastronunzio infortunati, Ficagna che di fatto rientrava da poco da un infortunio, insomma una situazione di un'infermeria ancora piena. Ha cercato appunto di trovare le motivazioni in giocatori che non hanno giocato fin qui, mi sembra di poter dire che non le ha trovate in questo assolato pomeriggio toscano. No, ha rispolverato gli elementi che erano finiti in naftalina, come Cedric, dal primo minuto non scendeva in campo dalla partita esterna contro la Lupa Roma, e gara da titolare anche per Fella, ha varato un 4-2-3-1 con Burraio, Piela in mezzo al campo e Yamga, Fella e Cedric alle spalle di Rozzi, ma il Siena è totalmente mancato nella fase di proposizione del gioco, non ha mai alzato il ritmo, non ha costruito alcuna palla gol, forse poteva esserci un minimo rigore su Yamga in apertura, un contatto con Falivena, ma inutile appellarsi a questo episodio perché il Tutto Cuoio è stato superiore in tutto e per tutto, senza fare nulla di trascendentale. Non è un caso perché queste sono le classiche partite di fine stagione, abbiamo visto prima dei risultati, tutte le formazioni in lotta per i playout hanno vinto, tra l'altro contro squadre di media classifica come la Robur Siena, eclatante per esempio il 4-0
dell'Ancona casalingo sconfitto con il Rimini. Poi ne parliamo dei risultati, mentre ci siamo visti anche il terzo gol, anche nel caso del terzo gol, Giulio, è veramente una pochezza di costruzione, no, di squadra in questo momento. Sicuramente problemi che Carboni nel corso della sua esperienza ha cercato di risolvere, ma ci è riuscito solo in parte. Al di là, lo abbiamo detto altre volte anche su Piazza Robo, nelle nostre trasmissioni, su Calcio Spettacolo, diciamo che poi se andiamo a guardare la classifica, per una nuova promossa è comunque una classifica positiva. Però questo alto e basso di risultati con questo rendimento che ha alternato prestazioni esaltanti, mi ricordo dell'andata a Pisa, no? Giulio, e di altre partite, con questi picchi negativi incredibili. Le due partite con il Tutto Cuoio sono forse l'emblema, no, di questi picchi in basso. Sì, la gara d'andata offrì anche numerosi spunti nel post partita, certo. È stata una gara spartiacque per quello che ha riguardato tutta la stagione, forse presa anche un po' come pretesto per stravolgere tutta la squadra. È chiaro che la Roburziana ha lasciato 6 punti in questa stagione a una formazione inferiore tecnicamente, a mio parere. Tra l'altro quest'oggi in panchina era presente il tecnico della Berretti, Fiasconi, visto il licenziamento in tronco di Lucarelli, Protti e tutto lo staff, certo, in settimana. Tutto Cuoio pareva destinato condannato ai play-out, non riusciva a scuotersi questa squadra, aveva affrontato un girone di ritorno nefasto, solo 11 punti e 7 gol segnati, la squadra che aveva fatto peggio. Il Siena è riuscito, come in tutto l'arco del campionato, a rianimare anche questa formazione. Può aver fatto la differenza, il bisogno, l'assillo del risultato del Tutto Cuoio? Assolutamente sì. Però vedere, non questa, sì, differenza. Esatto, no? Vedere i giocatori già in vacanza un po' penso possa disturbare. E i gol sono frutto di errori individuali clamorosi. Qui stiamo guardando una papera di Bacci, non riesce ad intervenire su un tiro non insidiosissimo da parte di Tempesti. Poi la retroguardia mi pare che abbia ballato per tutto il resto della partita. Anche qui Beye commette un erroraccio, si è squipedale. Pellegrini, Beye, Paramatti e Boron da 4 in pagella. Il reparto difensivo del Siena, poi è entrato Celiente a sostituire Pellegrini a fine pretempo, ma le cose non sono cambiate, quindi una formazione che ha steccato in tronco nel totale durante l'annata. È vero, picchi continui, è chiaro che il pubblico è stato portato a disinnamorarsi anche per aver seguito la squadra anche a chilometri e chilometri di distanza e aver non proprio fatto delle figure eleganti in campi come questo di Tutto Cuoio, che era a Pontedera o ad Aprilia o anche a Rimini. Quindi il tifoso, già frastornato dalle vicende, continui balletti societari, poi ne parleremo, quest'anno ha dovuto tenere tanta pazienza. E comunque questa squadra è sesta in classifica, Carboni ha fatto 29 punti in 20 partite, un rollino di marcia buono considerato tutto quello che c'è stato nel contorno, però un'annata talmente schizofrenica da cancellare la svelta dove di buono c'è solo il risultato di classifica. Sì, anche perché poi questo ha provocato, no, Giulio, questo distacco, questo distaccamento fra squadra, società e tifosi, tant'è vero che in tanti, lo possiamo dire anche sui social in queste ore, stanno, come dire, sperando che questa stagione, sto parlando ovviamente dei tifosi, finisca al più presto. C'è domenica la partita in casa con l'Ancona, abbiamo visto tanti vuoti nell'ultima partita in casa all'Artemio Franchi. Lorenzo Mulinacci ai nostri microfoni, presidente del Siena Club Fedelissimi, ha detto: beh, archiviamo prima possibile questa stagione e poi ripartiamo da zero, nella speranza appunto che, come me, come diceva appunto Lorenzo Mulinacci, tanti tifosi chiudano questa vicenda e poi si riparta da zero anche nel rapporto con società e squadra. Però insomma questa frattura c'è stata, e queste partite sicuramente non accorciano le distanze, no, fra squadra, società e tifosi. E se ho l'impressione che anche molti tifosi siano già in vacanza da questo punto di vista e non da questa domenica. Mi pare che più che la contestazione adesso siano subentrate l'indifferenza e l'apatia del pubblico, il quale non vede l'ora di voltare pagina a scoprire chi sarà l'allenatore della prossima stagione. Sappiamo che l'esperienza di Carboni è al capolinea, chi sarà il direttore sportivo, chi il direttore tecnico, sono tante tessere da mettere a posto. È stata una stagione dove la Roburziana ha presentato una varietà prima di obiettivi e poi anche di squadre e di uomini, perché si è parlato di consolidamento di categoria, poi Asticella, sono discorsi che poi abbiamo ripetuto tantissime volte, certo. Poi di obiettivo playoff, di vittoria del campionato, e a gennaio la squadra è stata totalmente smembrata,
per esigenze di carattere economico, e poi abbiamo anche appreso che non è che ci sia stato un risparmio talmente vantaggioso nel ringiovanimento della squadra da poter giustificare questo grosso cambiamento. Comunque sia, due formazioni differenti viste, due allenatori diversi, tanta incertezza e tanta instabilità alle spalle della società. Prima abbiamo detto della crisi economica risolta con l'avvento di Annadurio, ma poi anche la figura del direttore tecnico Giuseppe Materazzi, che per due mesi è stato assente, poi è ritornato, è stato ripescato. I due Mattei, come le chiamava Antonio Ponte, Matteo Materazzi e Matteo Maier, presenti, poi non presenti, non si sa bene in quale ruolo, quindi ecco, un'annata da tutti i punti di vista incerta, da contorni indefiniti. Tra l'altro, l'abbiamo ripetuto anche questo, nella fase di transizione, no, con i primi di febbraio, l'arrivo di Annadurio, il capitale di 2 milioni di euro che di fatto ha salvato il Siena, e uso le parole di Annadurio ma anche di Antonio Ponte in questo senso, è conciso proprio nel momento di come dire, stand by, con un vuoto nello spazio che invece deve essere occupato dalla società, fra società e squadra, perché l'addio di fatto a Giuseppe Materazzi, insomma quel cuscinetto, no, fra squadra e società, è coincisa poi con risultati pessimi da parte della squadra. Sarà un caso, ma tant'è. Quando poi, insomma, è stato recuperato Giuseppe Materazzi, la squadra è andata un po' meglio, però certo, quando si fa una rivoluzione di mercato anche per problematiche economiche, come dicevi giustamente tu, a gennaio si ricomincia un altro campionato, e quindi i risultati schizofrenici sono determinati principalmente anche da questo, oltre alla cornice che è stata di incertezza, di un cambio societario che ancora deve essere effettuato e ratificato, insomma di tante situazioni, e poi i risultati sono questi, anche se poi, come abbiamo visto, la classifica non è tutta da buttare, però questa schizofrenia ha causato questa situazione. È un vettore con tante componenti: la giovane età della squadra, i differenti gradi di preparazione dei ragazzi che sono arrivati, i più non erano impiegati nelle rispettive squadre di appartenenza, ragazzi poi catapultati in un contesto che avrebbe... Sato, scusami, ti interrompo perché stavo vedendo delle immagini di questa, sostanzialmente il Siena che va nell'area del tutto cuoio all'85esimo minuto, no? Quindi evidentemente c'è stato qualche problema, poi qui rivediamo il terzo gol. Vai Giulio. No, ragazzi catapultati in un contesto complicato, in una piazza esigente come Siena, al centro di un tormentone e di un vortice societario che non credo che abbia grossi precedenti, e quindi può anche starci che un allenatore completamente abbandonato a se stesso abbia delle difficoltà a gestire questo gruppo. Io non mi sento di attribuire enormi responsabilità a Carboni, perché comunque si è portato la barca in porto. È vero che ha indubbiamente delle colpe per delle prestazioni come quelle odierne, dove non è riuscito a tirar fuori nemmeno l'anima dai calciatori, però ha lavorato in una situazione estrema, senza una società alle spalle, senza un direttore come presenza costante, era completamente abbandonato al campo di Castellina, sentendo solamente magari le chiacchiere esterne, non so quanto fosse in contatto con i dirigenti del presidente, quindi è riuscito anche a far sì che il Siena, in una fase delicata, non sprofondasse in basso in classifica. Allora, ce lo ascoltiamo proprio Guido Carboni in questa intervista che ha rilasciato a Fausto Fabianelli nel post gara della partita fra Tutto Cuoio e Roa Burziena. Ve lo riproponiamo nell'estratto appunto dal post gara. Guido Carboni. E allora eccoci qua con mister Carboni. Ci attendeva impegno, voglia, approccio giusto, invece la partita è andata verso chi mister aveva più motivazioni a livello di classifica. Sì, mi dispiace perché le ultime gare avevamo fatto bene, anche come impatto, soprattutto fuori casa, le partite di Arezzo, L'Aquila, erano state trasferte dove la squadra era entrata subito in partita, invece oggi abbiamo subito troppo la loro voglia di vincere, non siamo mai ripartiti, nonostante anche nel secondo tempo abbiamo messo più giocatori offensivi, ma siamo stati troppo molli nella partita, e dispiace perché comunque venivamo da un periodo dove a livello di prestazioni la squadra aveva fatto comunque sempre buone cose, e oggi invece oggi è andata male, sotto tutti i punti di vista, e quindi niente, adesso non c'è né da drammatizzare né dallo stesso tempo di
di preparare bene la prossima, quest'ultima partita e cercare di finire nel miglior modo possibile. Ecco, risposta immagino l'aveva ampiamente detto, in questa parte finale del campionato giocherà chi ha giocato meno, giovani che chiaramente hanno davanti il futuro, quindi mi aspetto da loro bene, esempio di Fella, di Cedric, lo stesso Bacci che va a dire, pronti via, ha risposto bene a un tiro di Masia, sta molto pronto anche sulla ribattuta, forse sono mancate anche le risposte di chi forse giocava meno. No, ma io non voglio buttare la croce addosso a nessuno, dico che ai giovani queste gare qui sono, ho cercato di trasmettere che queste gare qui per loro rappresentano molto, perché è sempre una partita nei professionisti, è sempre una partita che fatta bene può cambiare anche l'inerzia di una stagione, e quindi mi dispiace perché io non ho dato a tutti la possibilità di almeno di dimostrare, quindi è giusto che sia così, perché quando comunque noi abbiamo grandissimi obiettivi, abbiamo la vita di Arezzo, eravamo praticamente, ma anche prima eravamo praticamente salvi, quindi quando ho detto che questo periodo qui avrei dato spazio a altri, era giusto perché ognuno deve dimostrare di essere giocatore da sé. L'abbiamo fatto, non ci siamo riusciti e dispiace, però adesso bisogna preparare bene la prossima partita e cercare di fare molto meglio di quello che stiamo facendo. Siamo all'ultima stagionale, quindi l'ultima partita per chiudere questo campionato, fatto, l'abbiamo detto, di ottime prestazioni, però condite successivamente da prestazioni altalenanti, quindi anche prestazioni non positive come quella di oggi. Con la nuova proprietà ha avuto mai modo di parlarci, di incontrarla così solo per citare l'avanzamento di una trattativa che è in corso, quindi anche parlando del tuo futuro, il futuro di Mister Calvino? No, ma il mio futuro non è importante, non ho parlato con nessuno, come del resto parlo poco con tutti, nel senso che bisogna cercare di tirare la barca in porto, ce l'abbiamo fatta, non siamo mai stati in una situazione pericolosa e i rischi erano molto alti qua, questo forse passare esterno non è stato molto recepito. Questo è il commento di Guido Carboni, in sostanza Giulio ha detto poi, soprattutto nel finale, raccogliamo le idee, raccogliamo le forze, prepariamo l'ultima partita, poi il futuro non è importante. Mi sembra quasi un addio, anche se l'aveva già detto nelle settimane precedenti, Giulio. E poi andiamo in pausa. Sì, anche in toni abbastanza polemici e scorbutici, comunque sia mister Guido Carboni... Cioè, queste dichiarazioni mi pare siano alquanto scontate e ripetitive al termine di questo tipo di prestazioni. È chiaro che avevamo tutti intuito come fosse una figura di passaggio, il suo contratto è proprio in scadenza a giugno e l'intenzione della nuova proprietà è di puntare su alti profili, già si fa il nome di Michele Coppola con Simone Vergassola come vice. E Massimo Moggia, direttore tecnico, queste sono le voci che girano. Allora, noi facciamo una piccola pausa su Domenica Sport Sera e poi torniamo per parlare ancora di Siena, di Robur e di Lega Pro. State con noi. Domenica Sport Sera, ancora buonasera ad Alessandro Lenzini, con me Giulio Valenti. Giulio, insieme alla nostra regia, magari direi di fare il punto della situazione sulla classifica. Ce la riguardiamo insieme, oltre alle sentenze appunto della SPAL promossa in Serie B e della invece retrocessione in Serie D del Savona, Pisa al secondo posto, Maceratese al terzo posto, anche queste sono due sentenze, quindi dovremo cercare di capire la situazione in fondo, no, per i play out. Sì, chiedo alla regia di lasciare la classifica. Il Savona si è già condannato alla Serie D, l'Upa Roma e l'Aquila sono certe del posto play-out, non potranno andare più in su, semmai sarà interessante l'ultima giornata quando proprio l'Upa Roma e l'Aquila si sconteranno, perché si stabilirà il fattore campo, chi avrà il campo favorevole, e l'Upa Roma sarà obbligata a vincere perché solo agganciando l'Aquila avrebbe lo sconto diretto favorevole. Poi la Lucchese oggi si è salvata aritmeticamente con un turno di anticipo a 39 fuori dalla zona rischio. E poi c'è veramente gran bagarre con il Prato, il Rimini, la Pistoia, il Sant'Arcangelo e il Tutto Cuoio racchiusi in soli tre punti. Anche se il Tutto Cuoio con la vittoria lì sulla Robur di questa sera, insomma, si è praticamente messa al sicuro, potrebbe
salvarsi con un punto in più, no? Sì, quello sì, bisognerà vedere anche quali saranno i risultati delle altre squadre. Come detto, Lupa Roma e L'Aquila disputeranno i play-out, mentre Prato, Rimini, Pistoiese, Sant'Arcangelo, ma anche tutto Coio se la giocheranno fino in fondo. Ricordiamo che i play-out vengono disputati fra la tra la penultima e la quintultima, e poi tra la quartultima e la terzultima, nell'ordine che ho detto, con gare di andata e ritorno in casa prima della migliore classificata. Chiaramente, se ci fosse il risultato di parità negli scontri diretti in entrambe le gare, si salverebbe la formazione meglio piazzata in campionato. Faremo il punto della situazione ovviamente domenica prossima, dopo l'ultima giornata di campionato. Tornerei però al Siena, alla partita del Siena, e ci andiamo ad ascoltare un polemico Andrea Boron alla fine della partita. Vediamo e ascoltiamo quello che ha detto il difensore bianconero in questa intervista del post-gara. Andrea Boron. Sì, secondo me eravamo partiti bene anche con l'atteggiamento giusto, poi il gol è stato anche un po' inaspettato, tiro da fuori e non abbiamo chiuso bene. Non siamo usciti bene con la difesa, quindi ha tirato e è andata dentro. Poi da lì abbiamo provato a reagire e il secondo gol è venuto su un altro tiro dopo parecchio, su un rimpallo, è andato dentro. E da lì la partita è stata molto difficile. Secondo te cosa è mancato insieme a te? Non si riuscire a creare qualcosa? Io ti dico, noi ce la mettiamo tutto ogni domenica, però è stata una stagione molto, molto difficile, molto travagliata, e è stata così, ci manca la continuità, e da sempre quando le cose vanno bene ci uniamo e tiriamo fuori delle grandi prestazioni. E quando invece c'è l'episodio contro ci spaldiamo. Ma non è che lo vogliamo, cioè è proprio una cosa, secondo me, nell'inconscio. E ci abbattiamo e niente. Ma scusa, non è un po' mortificante? Ma secondo te noi andiamo in campo per perdere? Per non impegnarci, cioè ci abbiamo 20 anni, ma secondo te? No, ma appunto. Appunto. Che domanda? Che volete rassegnazione di dire voi che stavamo pianando? Cioè, a me dispiace, io avrei voluto che ci fossero sempre stati i tifosi, che sinceramente non abbiamo niente contro i tifosi, hanno ragione a essere incazzati, perché queste sono partite purtroppo che, però ci dispiace, punto e basta. Questo Andrea Boron, che ha risposto in maniera piccata alla domanda legittima del nostro Stefano Montomoli. Ma insomma, io, come dire, più che dire che domanda è, dovremmo domandarci che prestazioni sono queste, come quelle appunto offerte dalla Roburziana questo pomeriggio. Al di là del fatto che magari l'impegno non sia mancato come in altre gare, ma questo nessuno lo dice, però poi i risultati sul campo invece parlano, e parlano mi sembra abbastanza, no Giulio? E poi scusa, aggiungo, un ragazzo di 22, ancora 23 anni da compiere, non penso che sia opportuno che si rivolga con un tono di questo tipo a una persona molto più grande e più esperta di lui, quindi ci vuole anche un po' di rispetto nel rapporto tra stampa e calciatori. Quindi Boron mi pare che debba crescere anche da questo punto di vista. Per lui è stata una stagione di discontinuità, perché a tratti gli allenatori del Siena hanno preferito prima Masullo e poi invece è stata la volta proprio dell'ex calciatore del Grosseto in prestito con diritto di riscatto, non so se sarà o meno esercitato, ma non credo, dal Carpi. Però ecco, il Siena anche in questo dimostra poca compattezza, e penso anche poca verde professionalità, perché in sala stampa bisogna anche andare con tutto un altro spirito, un altro tono. È chiaro che nessun calciatore sbaglia di proposito, che certi meccanismi, quando la squadra va al meglio e gira al 1000 per 1000, vengono automatici, tutti possono remare dalla stessa parte e mettere il 100% in campo. Però è quando
magari la giornata della squadra nel complesso è sottotono, magari quando non tutti sono nelle stesse condizioni fisiche, hanno le stesse motivazioni, ci deve essere sempre chi poi riesce a strigliare come l'allenatore il gruppo, chi in campo invece si carica sulle spalle questa squadra. Tra l'altro Boron oggi, nonostante sia del 93, era anche uno dei più esperti in campo per la Roburziena. Bene che venga a spiegare i motivi di questa sconfitta, però ecco, moderiamo anche i toni. Anche perché insomma Radio Siena TV ha sempre analizzato a 360 gradi tutta la situazione della Roburziena, non nascondendo niente, ma analizzando tutti gli aspetti, prendendoci anche qualche volta le critiche di parte dei tifosi oppure di parte della società. Però insomma è sempre bene analizzare tutto e dire tutto quello che c'è attorno a una squadra, tutti gli aspetti positivi, gli aspetti negativi. Ovviamente quando le cose vanno male vanno anche sottolineati gli aspetti negativi, come appunto non vanno sottaciuti gli aspetti positivi quando le cose vanno bene. Però anche nell'analisi che abbiamo fatto qualche minuto fa con Giulio Valenti, per esempio sull'operato di Guido Carboni, abbiamo analizzato a 360 gradi l'esperienza appunto di Guido Carboni alla guida della Robur Siena. Tutto poi Robur Siena 3-0, direi che l'analisi può concludersi qui. Noi invece parliamo di società, perché in attesa poi ci guardiamo anche il prossimo turno, perché insomma sono giorni intensi, giorni febbrili. Grazie anche a Giulio Valenti vi abbiamo raccontato in settimana la prima riunione fra Anna Durio e i soci senesi. La situazione si è ulteriormente sviluppata, con in sostanza domani, che potrebbe essere un'altra giornata decisiva, Pietro Mele ha chiesto un armistizio fra virgolette dai nostri microfoni, dalle colonne del Corriere di Siena, armistizio nei suoi confronti per risolvere la situazione. La situazione attuale è che c'è un accordo appunto fra Anna Durio e Antonio Ponte per la cessione delle quote a giugno, accordo che potrebbe essere anticipato. Ci sono degli ostacoli di tipo contabile, uso le parole che ha usato Pietro Mele, nel rapporto fra Antonio Ponte e alcuni soci senesi, fra cui Pietro Mele, che non dovrebbero, lo metto al condizionale, condizionare il passaggio di proprietà, ma che sono degli ostacoli che la stessa Anna Durio vuole cercare di far rimuovere, anche se non è un problema appunto di Anna Durio. Questa è la situazione, appunto, come dicevo prima, a 360 gradi. Le prossime settimane saranno decisive in questo senso. La situazione è questa, non possiamo nemmeno ipotizzare o dare un giudizio positivo o negativo di come si evolverà appunto la situazione. Questa è la fotografia, no Giulio? Sì, Anna Durio ha ereditato una situazione pesante all'interno della società, non solo per le passività dei conti, ma anche per tutti quelli che sono i rapporti, le diatribe interne che si sono verificate e che si stanno scatenando. Io ricordo ancora il comunicato molto provocatorio nei confronti di Antonio Ponte da parte della società di Livio D'Alessandro e di Gabriele D'Andrea, i romani che gestivano il settore giovanile e che poi sono usciti dopo non avendo operato l'aumento di capitale, ma poi anche le difficoltà dei soci senesi, in primis Pietro Mele nei confronti del suo ex amico e protetto Antonio Ponte. Ovviamente non possiamo sottacerlo per questioni legate all'economia, insomma ai conti, certo, della società. Tanti soci senesi hanno pure, come Pietro Mele, dei contratti in essere all'interno di Roburziena proprio con la società, lo ha rivelato il conte Luigi Fumi Cambigada in un'altra testata. Quindi la situazione, oltre che essere ingarbugliata, non è neppure chiarissima dal punto di vista contabile. Questi sono i lavori che gli uomini di Anna Durio e i consulenti della Roburziena stanno svolgendo. È chiaro che oltre alle pratiche legali, a quelle burocratiche, c'è anche questo aspetto da chiarire. Tanti numeri, Anna Durio già si è occupata di evitare il naufragio della società nel mese di gennaio-febbraio, perché la società era in forte debito d'ossigeno, aveva urgentemente bisogno di un'iniezione di liquidità, e Anna Durio probabilmente per bruciare la concorrenza, c'erano in quel periodo, ricordiamo, tantissime cordate, Bergamini, Piscaglia e altri soggetti che si erano affacciati con più o meno continuità,
evidentemente ha voluto fare questo gesto forte, magari anche senza andare a visionare completamente i conti, i libri contabili della società, immediatamente di elargire il capitale necessario perché la Robursiena potesse ultimare la stagione, anche se sappiamo che qualcosa dovrà essere ancora depositato nelle casse societarie per completare l'annata. Quindi Annaduro in questo momento non è valutabile come presidente di Robursiena, perché non lo è. L'unica cosa che ha fatto è aver elargito del denaro, si sanati i conti. È chiaro che ci sono tante difficoltà interne. Sì. Ecco, ci sono delle difficoltà interne, Giulio, e poi ci sono delle problematiche legate alla prossima stagione, perché comunque c'è da programmare una prossima stagione, e questo vuol dire direzione tecnica, quindi staff tecnico, anche se giustamente hai citato prima Michele Coppola, Simone Ergassola e Massimo Morgia, che sono nomi che circolano. Ci sono delle strategie di mercato da attuare, un'organizzazione societaria, mi viene da dire anche cose molto pratiche, l'organizzazione della campagna abbonamenti, il ritiro, questi aspetti qua, l'organizzazione del settore giovanile, che ha dato comunque buoni risultati, soprattutto con gli allievi di Stefano Argilli quest'anno. Insomma, tutta una situazione da mettere in piedi, e che va messa in piedi possibilmente prima possibile, perché poi le stagioni vanno programmate e di solito si programmano a maggio. Ci si affaccia verso una possibile terza rivoluzione dal punto di vista tecnico della squadra, la prima ovviamente per forza di cose, perché visto che si ripartiva dalla Serie D, la scorsa estate con tutta una squadra rifatta con Gianluca Azzori, poi a gennaio un'altra rivoluzione, ci sarà probabilmente un'altra rivoluzione, quindi è bene farla, come dire, prima possibile, per poi non avere le problematiche che abbiamo vissuto probabilmente due volte in questa stagione. Ecco, tutta una serie di carne al fuoco, quindi sicuramente l'auspicio di gran parte dei tifosi è quello di accelerare questo passaggio di proprietà fra Annaduro e Antonio Ponte, va in questa direzione, no? Sì, Alessandro, questo è il momento della stagione dove si cominciano anche a contattare i calciatori per la prossima annata, si prova a intessere rapporti con le società maggiori per accaparrarsi i ragazzi più promettenti dei campionati primavera, quindi è chiaro che bisogna avere anche una rete di osservatori, delle competenze di un peso specifico. Credo che si sia indietro da quel punto di vista, non perché dietro le quinte non si stia svolgendo alcun tipo di lavoro o di compito, questo penso che gli uomini della Duro lo stiano assolutamente facendo, quanto perché questa situazione societaria di stallo rallenta un po' tutto il percorso. Il patrimonio giocatore della Robursiena, lo abbiamo qualche volta citato, è alquanto scarso. Abbiamo di rientro dai prestiti D'Ambrosio, Silvestri, Guglielmi per quanto riguarda la difesa, per quanto riguarda il centrocampo Opiela e il Mendicino per l'attacco. Poi chiaramente da valutare ci saranno i giovani De Feo, Dinelli e Venuto, che ancora hanno la possibilità di essere legati alla Robursiena, quindi per forza di cose si prospetta una nuova rivoluzione, sarà un'importante opera credo di restauro anche con la tifoseria, non sarà affatto semplice, e ritengo che dopo che Annaduro ha, come effettivamente fatto, versato 2 milioni di euro abbondanti nelle casse societarie, non si potrà pretendere subito una stagione dispendiosa che preveda un budget faraonico per salire in Serie B prendendo magari giocatori dalla B oppure i top della Serie C. Capisco che sia una voglia, un desiderio di tutti i tifosi, però fare il passo più lungo della gamba, come è avvenuto quest'anno, può essere molto pericoloso. Certo. Quindi mi auguro che ok la programmazione, ok le ambizioni, ma anche la stabilità e avere i piedi di piombo. Allora, questo ovviamente poi tutta questa situazione la analizzeremo all'interno delle nostre trasmissioni sportive, delle nostre notizie sportive anche durante la settimana. Adesso ci guardiamo il prossimo turno per chiudere questa parentesi legata alla Lega Pro, il girone B, o prossimo turno che è l'ultima giornata di campionato, che verrà giocata alle ore 18, non alle ore 15 come vediamo in grafica, ma insomma tutte le partite alle ore 18. L'8 maggio Rimini Arezzo, Pistoiese Pisa, Lucchese Carrarese, Robursiena Ancona, Spal Tutto Cuoio, Maceratese Sant'Arcangelo, Lupa Roma L'Aquila, Prato Savona e Pontedera Teramo, tutte alle ore 18. Interessano soprattutto ovviamente Giulio per la questione play-out. Sì, il Prato ha un match casalingo con il Savona, già retrocesso, e potrebbe essere propedeutico a una salvezza diretta, però bisognerà vedere cosa faranno le altre. Anche la Pistoiese, affrontando il Pisa in casa, potrà contare su una formazione rosso-blu, abbastanza scarica, perché già comunque certa del secondo posto, quindi forse saranno fatti giocare anche le riserve, i ragazzi, per prepararsi al meglio ai playoff. Vedo più difficile la posizione del Sant'Arcangelo,
Angelo, nonostante una penalizzazione di 6 punti che di fatto ha compromesso il percorso salvezza dei romagnoli, come di fatto quella dell'Aquila, però ecco, sarà una giornata al fulmicotone e al cardioplasma per le posizioni inferiori per i playout. Poi il resto del campionato è già stato tutto stabilito, i verdetti sono arrivati, è chiaro che un occhio e un orecchio sarà posizionato sui campi delle rispettive avversarie. Allora, eccoci qua, ecco la giornata corretta dalla nostra regia. Rimini Arezzo alle ore 18, come visto di Pisa, Lucchese Carrese, Roporziano Ancona, Spal Tutto Coio, Maceratese Sant'Arcangelo, Lupo Roma all'Aquila, Prato Savona e Ponte d'Era Teramo. Prima di andare in pausa, Giulio, l'ultima battuta. Giustamente vittoria della Spal del campionato, giustamente secondo te Pisa e Maceratese ai playoff, e mentre in coda diciamo ha già analizzato la situazione. Sì. Sentenze giuste queste? Sì, poi raramente nell'arco di 34 partite una classifica è bugiarda, perché sono un campione direi alquanto sufficiente e queste squadre sono sempre, hanno sempre occupato proprio quelle posizioni. La Spal dal primo all'ultimo ha dominato, ha perso solo 4 sfide, ha tenuto una continuità di andamento e di ritmo impressionante ed invidiabile, meritatamente sale in Serie B. Il Pisa è sempre stata l'antagonista, la Maceratese qualche volta si è affacciata, è la vera rivelazione di questo campionato. Al primo anno di professionisti col nuovo corso, Bucchi ha fatto un lavoro veramente eccezionale. Un'altra sorpresa di questo campionato, non vorrei tralasciarla, è la Carrarese, che nonostante un fallimento arrivato ormai da tempo, nel mese di febbraio se non mi ricordo male, ha continuato a giocare, ora a parte oggi la sconfitta interna con il Prato, su alti ritmi, a fare punti con un buon organico, con tanti giovani. Ci auguriamo che per la Carrarese si possa trovare un compratore. Ecco perché poi un altro tema prima di chiudere la parentesi sulla Lega Pro è che ok, ci saranno i playout, le retrocessioni, qualche ripescaggio dalla Serie D, ma poi quante delle squadre che rimarranno in Lega Pro saranno in grado di iscriversi al prossimo campionato? Tema... Perché Rimini, per esempio, ha una crisi societaria enorme. Questo è un tema che affronteremo nelle prossime settimane e probabilmente anche nella prossima estate. L'incertezza regnerà sovrana nella Lega Pro, la speranza è che non ci sia incertezza per la Roburziena. Facciamo una pausa e poi torniamo a parlare di Serie D. State con noi. Ultima parte di Domenica Sport Sera, parliamo di Serie D, il girone E. Oggi si è celebrato il derby valdelsano al Ginomani con le Valdezza fra Collegiano e Poggibonsi. Altra diretta che abbiamo effettuato insieme a qui presente Giulio Valenti, a Filippo Tecce, che ringrazio, con il pre e il post gara appunto del derby. Prima però di andarci a vedere le immagini con la vittoria della Collegiana sul Poggibonsi per 1-0, ci vediamo i risultati del girone E di Serie D, anche in questo caso penultima giornata di campionato della regular season, chiamiamola così. Jolly Montemurlo San Giovannese 2-1, Collegiana Poggibonsi 1-0, Viareggio Foligno 3-0, Montecatini Massese 1-1, a Gavorrano Scandiccia ha battuto il Gavorrano 3-2, Pianese San Sepolcro 1-0, Voluntas Spoleto Gualdo Casastal da 5-0, Ponzacco Ghivizzano 1-1, Città di Castello 2, Gubbio 3, giocata ieri. La classifica a una giornata dal termine, con il Gubbio che ha già celebrato la promozione in Lega Pro, 71 punti, Montecatini al secondo posto 62, Gavorrano che scivola al terzo posto 51, Poggibonsi che resta al quarto posto 55 punti, al quinto posto la coppia Collegiana Ghivizzano a 51, quindi l'ultimo posto per i playoff sarà stabilito nell'ultima giornata di campionato. Jolly Montemurlo a 49, Ponzacco 48, San Giovannese 47, Pianese, Viareggio e Foligno a 46 punti, Città di Castello 43, Scandicci 32, Sansepolcro 31, Massese 30, Gualdo Casacastalda e Voluntas Spoleto chiudono con 20 punti. Andiamo a vedere allora nel servizio di Marco Brunelli il derby valdelsano fra Collegiana e Poggibonsi, il risultato di 1-0 con una sola rete in una partita che è stata comunque molto combattuta come si vuole un derby. Andiamo a vedere quello che è successo al Ginomani di Colle Valdelsa. È giornata di derby oggi allo stadio Gino Manni, la Collegiana affronta il Poggibonsi a caccia di un posto nei playoff. Collegiana scende in campo con il lutto al braccio in memoria di Piero Pacini, storico speaker della squadra biancorossa scomparso in settimana, al quale verrà anche dedicato un minuto di silenzio prima dell'inizio dell'incontro. Parte subito forte la Collegiana, già al secondo minuto si presenta davanti alla porta di Pagnini Tranchitella, che però manda alto da posizione defilata.
Al 20° minuto ancora Collegiana, Spinelli da fuori area lascia partire un bel tiro che però sorvola la traversa. Arriviamo al 44°, quarto calcio d'angolo consecutivo, cross di Pietro Battista, doppio tiro ribattuto di Tognarelli, si avventa sul pallone Mugnai ed è 1-0 per la Collegiana. Gran gol del centrocampista biancorosso. Con l'immagine andiamo alla ripresa. Tenta una reazione il Poggi Monzi, ma il tiro di Foderaro è facile preda di corno. Al 26°, punizione di Coresi e si stampa sulla traversa. Risponde la Collegiana, punizione di Pietro Battista, spizza di testa Pobega, pallone al lato non di molto. Un minuto dopo, Coresi apre per Valenti, il pallone sfila al lato non di molto. Non bastano nemmeno 5 minuti di recupero al Poggi Monzi. Collegiana 1, Poggi Monzi 0, la Collegiana aggancia il Ghivizzano in quinta posizione e andrà a giocarsi i playoff negli ultimi 90 minuti della stagione. Allora Giulio, al di là del solo gol, al di là delle poche emozioni che si sono consumate al Ginomani di Colle Valdezza, ma è quasi normale quando si parla di un derby così sentito, al di là delle problematiche appunto di ordine pubblico, la trasferta vietata ai tifosi del Poggi Monzi, un risultato importante e pesante della Collegiana che aggancia il quinto posto in classifica, si giocherà i playoff, interrompe la serie positiva infinita del Poggi Monzi che per la verità aveva già conquistato matematicamente appunto il traguardo dei playoff. Queste insomma le premesse a questo derby che si è consumato al Ginomani di Colle Valdezza. Onestamente la Collegiana mi è sembrata in condizione fisica ottimale ed il Poggi Monzi un po' con il freno a mano tirato. Evidentemente la lunga rincorsa della squadra di Massimo Fusci verso i playoff alla fine ha fatto sì che i calciatori pagassero dazio dal punto di vista fisico. 13 risultati utili consecutivi si fermano a Colle Valdezza. Il Poggi Monzi non subiva sconfitte esterne dal 20 di dicembre, perse 2-1 a Montemurlo, in assoluto dal 10 di gennaio perse in casa con il Ponzacco anche qui per 2-1, mentre la Collegiana è in stato di grazia. 3 successi consecutivi, 4 vittorie nelle ultime 5 partite, è una squadra che si era persa completamente da dicembre a febbraio, però poi ha saputo risorgere e dopo aver perso tanto terreno verso la zona playoff è riuscita a riconquistarla. Tra l'altro nell'ultimo turno affronterà proprio il Ghivizzano, sarà uno scontro diretto assoluto per l'ultima piazza valida per i playoff. Il Poggi Monzi quest'oggi è sembrato alquanto impalpabile, solo la traversa di Coresi, la vittoria della Collegiana si è meritata. Vittoria meritata, abbiamo visto anche forse qualche dubbio obiettivamente sul gol della Collegiana, forse un fuorigioco, e poi c'è questa traversa che abbiamo visto di Coresi, però insomma possiamo dire un successo meritato della Collegiana. Sì, perché la Collegiana intanto ha dato vita a un avvio molto frizzante, subito un'occasione per Mugnai, qualche mischia pericolosa, poi ha tenuto il pallino del gioco in mano per gran parte del primo tempo, il Poggi Monzi non è riuscito ad innescare Foderaro nelle ripartenze, giocava anche il giovane Fontani, 98, in gol col Città di Castello, Fusci gli ha dato una chance dal primo minuto, però ecco la Collegiana ha tenuto bene il pallino del gioco, tanta aggressività, poi una volta trovato il vantaggio, un episodio sì, poteva starci il fuorigioco, ma onestamente era molto difficile da valutare lì nella mischia. Mugnai ha segnato il suo 7° gol in questo campionato, tra l'altro un ex, quindi gol dell'ex. Poi nella ripresa Carobbi si è messo a 5 dietro con l'ingresso di Dinardo, ha protetto il risultato. Il Poggi Monzi sappiamo come non sia una squadra abituata a fare la partita e ad attaccare a testa bassa, ha incontrato delle difficoltà a costruire la Collegiana. Qui stiamo rivedendo appunto il gol che poi sarà decisivo della Collegiana, con la prima parata del portiere del Poggi Monzi e poi il gol con i giocatori del Poggi Monzi che protestano per un presunto fuorigioco, però sì. Insomma poi ai punti abbiamo detto la Collegiana abbia meritato i 3 punti, qui l'esultanza appunto dei giocatori biancorossi, reazione del Poggi Monzi che è tutta questo colpo di testa prima di Foderaro e poi in questa punizione sulla traversa di Coresi. Questa è stata la più ghiotta chance per il Poggi Monzi, una pala da fermo con l'uomo dotato di maggior qualità, Coresi è entrata a partita in corso, non era il meglio dal punto di vista fisico, così come Bengala e Mattia avevano avuto gli acciacchi settimanali, Fusci li ha fatti ugualmente giocare, ma il Poggi Monzi nel complesso mi è sembrato alquanto scarico, come detto si paga la fatica di questa lunga rincorsa, mentre la Collegiana era in una piena ascesa.
Allora andiamo anche a ascoltarci le voci dei protagonisti. Cominciamo dal tecnico del Poggimonzi, Massimo Fusci, che abbiamo estratto dalla postgara, lo ricordo, un postgara in diretta dal Gino Manni di Colle Valdelsa, che vi abbiamo regalato nella lunga diretta di questa domenica 1 maggio su Radio Siena TV. Allora ascoltiamoci le valutazioni di Massimo Fusci, tecnico del Poggimonzi. Grazie Tommaso, siamo con il tecnico del Poggibonzi, Massimo Fusci. Si ferma a 13 la serie utile della sua squadra, sconfitta nel derby con la Collegiana, partita forse un po' opaca del Poggibonzi, specialmente nel secondo tempo. Sì, sicuramente possiamo fare di meglio, abbiamo fatto di meglio. Non abbiamo giocato bene, abbiamo giocato sotto tono, sotto ritmo, credo che la settimana abbia fluito perché... molti ragazzi hanno saltato due, chi tre allenamenti, quindi oggi forse non eravamo al top per poter giocare una partita così, così importante. Questo però bisogna poi essere seri e dare merito alla Collegiana, che ha vinto secondo me meritatamente. Quarto posto aritmetico rende un pizzico più dolce questa domenica? Vabbè ragazzi, non è che si può fare, io credo che questa squadra abbia fatto molto, abbia fatto tanto, e quindi abbiamo fatto insomma la miglior difesa, 13 risultati tutti consecutivi, ha fatto una rimonta fantastica nel giorno di ritorno, ha fatto un campionato fantastico, ci sta poi di fare qualche così, qualche cilecca, quindi dobbiamo anche essere seri, corretti verso questi ragazzi che hanno fatto secondo me un giorno di ritorno veramente bellissimo e ci sta poi anche di fare qualche passo falso. Peccato, perché magari l'abbiamo fatto a Colle Valdelsa, però insomma noi siamo venuti qui a giocare una partita che ci si teneva insomma a far bene, però insomma anche se la classifica ormai era per noi abbastanza sicuro di fare questi playoff, e bisognava capire se da quarti o quinti, però insomma ecco, sicuramente adesso da martedì si preparano questi playoff, si cerca di ricaricare le pile, si cerca di recuperare un po' tutti e prepareremo sicuramente la partita con Montemurlo cercando di dare spazio a qualche bimbo della Juniores, perché giusto se lo meritano, insomma vorrei fare esordire qualche ragazzo e poi prepariamo per bene i playoff, dai. Una delle chiavi della gara era la gestione delle energie, come prima hai detto tu, quindi rifaresti le medesime scelte e se ti aspettavi qualcosa di migliore dai cambi, dalle sostituzioni, tre cambi nei primi 18 minuti sostanzialmente? Ma quando un allenatore arriva a fare tre cambi in pochi minuti è segno che non era contento di quello che aveva visto. Secondo me si può fare meglio sia il primo tempo e anche quelli che hanno giocato nel secondo tempo. Avete visto, insomma, Brescia in panchina, Coresi in panchina, c'era qualche difficoltà, voglio dire, insomma, ecco. Qualche difficoltà l'abbiamo avuta, insomma, perché c'è gente durante la settimana, tipo Manes, tipo Bengala, tipo Coresi, tipo Brescia, tipo Ceccatelli, insomma, hanno avuto dei problemi, che se Borri, insomma, la squadra qualche problema l'ha avuto, insomma, 10 giorni, 15 giorni che abbiamo un po' di acciacchi. D'altronde questa squadra ha speso tanto, ha consumato tanto energie fisiche, mentali, e oggi ho fatto delle scelte così per cercare di recuperare e tirare il fiato. No, ecco, dobbiamo preparare per bene i playoff, perché quello che ci interessa è preparare per bene questa partita che penso sarà a Gavorrano, quindi vediamo un attimino, poi non so se o Gavorrano o Montecatini, ecco. E quindi adesso abbiamo 15 giorni di tempo per poter, nel mezzo c'è una partita col Montemurlo, faremo giocare qualche ragazzo e ci prepareremo a allenarci bene, a ricaricare, a curare coloro che hanno problemi. Bene, grazie. Linea. Allora, questo è il commento di Massimo Fusci ai microfoni del nostro Giulio Valenti e di Filippo Tecce nel post gara a Gavorrano. Lo possiamo ufficializzare, sarà la partita di playoff del Poggibonzi, molto probabilmente. Perché il Montecatini pare destinato al secondo posto, il Gavorrano al terzo, grande beffa per i Minerari che hanno dominato il campionato per larga parte e poi si sono visti scavalcare nel finale del Gubbio, hanno perso un po' la Trebisonda da ultimamente tante sconfitte consecutive e può essere proprio l'avversario ideale per il Poggibonzi. Tra l'altro rapidamente il regolamento di questi playoff, la seconda incontrerà la quinta e la terza la quarta, una gara secca, se al termine dei 90 minuti il risultato sarà quello di parità si proseguirà fino al 120, in caso di pareggio al 120 andrà avanti la squadra meglio classificata nella stagione regolare. Ricordiamo che non ci saranno
i playoff nazionali, soltanto quelli di girone. Solo quelli di girone. Questa è un'innovazione rispetto allo scorso, alle scorse annate. Andiamo a vedere però sulla sponda biancorossa quello che hanno detto appunto i protagonisti. Cominciamo dal tecnico Stefano Carobbi. Siamo qui con l'allenatore della Collegiana Stefano Carobbi. Mister, un risultato atteso che è arrivato alla grande, si può dire. Ma io atteso e voluto, sono sincero, a differenza dell'andata probabilmente noi abbiamo fatto una partita più attendista e abbiamo vinto la partita. All'andata invece fu diverso, noi volevamo vincere e abbiamo perso, dunque si è rivoltata un po' la frittata. E chiedevo più cinismo ai ragazzi, perché purtroppo noi la classifica secondo me adesso è abbastanza giusta, però con più cinismo, con più partite in questa maniera dove il secondo tempo abbiamo sofferto, ma no, abbiamo mantenuto sempre i nervi saldi, ecco, questo bisogna imparare per il futuro. Si può dire infatti la Collegiana questa volta, mentre all'andata la Collegiana aveva giocato e il Poggi Bonzi aveva segnato, questa volta è stata più equilibrata, una partita molto giocata anche a centrocampo. Io sono molto contento di questo, perché a volte si vince anche i campionati così, brutti ma belli, però io credo che quest'anno la Collegiana ha fatto tutto, forse è l'unica partita che ha sofferto contro una grande squadra, contro un Poggi Bonzi che è venuto qua a fare la partita. Sono soddisfatto, anche dei ragazzi più giovani che sono rientrati dopo tanto tempo in squadra, in un derby, dunque sono contento di tutto. Questo è il commento di Stefano Carobbi, risultato meritato, direi anche posto nei playoff meritato dalla Collegiana, no Giulio? Ma ora l'occasione per conquistarli ce l'avrà domenica prossima quando andrà in trasferta al campo sul campo del Ghivizzano Borgo Ammozzano. Le due squadre sono appaiate a quota 51 in classifica. Scontro diretto decisivo. Sì, non basterà il pareggio alla Collegiana, perché in caso di parità si valutano gli scontri diretti. All'andata la Collegiana è caduta 2-1 in casa con il Ghivizzano, però il Ghivizzano nelle ultime 9 giornate non ha mai vinto, ha 5 sconfitte, tra l'altro tutte di fila, e 4 pareggi. Oggi un 1-1 a Ponzacco, il Ponzacco era in corsa per i playoff, è stato estromesso con questo punto interno. Sarà una gara spigolosa per la Collegiana e anche qui da vivere con il fiato sospeso fino in fondo. Allora, per chiudere la parentesi legata al derby valdelsano fra Collegiana e Poggi Bonzi, ci ascoltiamo anche le parole di Bernardo Masini per celebrare questa vittoria dei biancorossi di Stefano Carobbi, che come ha detto Giulio, poi lo vedremo nella schermata relativa al prossimo turno, si giocheranno domenica appunto al passaggio nei playoff. Ascoltiamo anche Masini. Siamo qui con il giocatore della Collegiana Bernardo Masini. Bernardo, un risultato che esalta, si può dire. Sì, siamo felicissimi. Oltre per i 3 punti, perché era un derby, quindi la città era una partita che sentiva, e quindi siamo contentissimi di arrivare a 3 punti a noi, e una gioia a questa città che se la meritava. Collegiana che ha retto benissimo il campo, che partiamo una partita molto giocata a centrocampo. Sì, è stata una partita combattuta, al primo tempo abbiamo fatto meglio, il secondo siamo un po' abbassati, abbiamo concesso qualcosina, però non abbiamo quasi mai rischiato, e quindi penso alla fine il risultato sia giusto, e noi ci prendiamo questi 3 punti e siamo molto contenti. Adesso la Collegiana dovrà giocarsi negli ultimi 90 minuti la possibilità di andare ai playoff contro il Ghivizzano. Certo, sì, dobbiamo andare a Ghivizzano cercando la vittoria, e abbiamo gli ultimi 90 minuti che per noi contano tantissimo, quindi per noi questo è già un successo, arrivare all'ultima partita con una partita appunto che conta, come volevamo e come abbiamo faticato tutto l'anno per arrivare a questo punto. Siamo a un passo dal sogno e quindi dobbiamo andare là per divertirci e per riuscire a coronare questo sogno. Come avete visto, i giocatori della Collegiana, e poi all'inizio della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento, il ricordo di Piero Paghe Pacini, un grande personaggio di Colle Valdelsa, scomparso la scorsa settimana, e probabilmente interpretiamo anche il messaggio che arriva dalla Collegiana, la dedica appunto a lui per questa vittoria nel derby. Sì, scusa, anche i tifosi del Poggi Bonzi non erano entrati chiaramente per disposizione del prefetto all'interno dello stadio, però hanno assistito alcuni al di fuori dell'impianto alla gara e hanno esposto uno striscione proprio in memoria del collega scomparso.
Ci uniamo ovviamente al cordoglio per Piero Pacini e andiamo a Piancastagnaio a vedere quello che è successo nella partita fra Pianese e Sansepolcro. Vediamo le immagini. 33esima giornata di campionato di Serie D, girone E fra Pianese, Vivi, Altotevere e Sansepolcro. L'arrivo di mister Jacobelli ha portato quel miracolo che tutti si aspettavano a Piancastagnaio, salvezza anticipata, due giornate dal termine. Per gli uomini invece di mister Mezzanotti, adesso dovrà cercare il mister di casa di Sansepolcro di trovare dalle corde dei propri giocatori tutte le energie residue per restare in Serie D. Accanto a lui c'è Ancione, riceve in questo momento, ecco Ancione largo per Del Colle che viene da dietro, Del Colle dentro per Golfo, davanti a Chicri, vediamo la prima grande occasione al 15° del primo tempo, dicevamo di poche emozioni, ci hanno subito smentito i protagonisti in campo, ancora Piccinelli sulla destra, va al traversone, Marinelli da quest'altra parte, solo, lo rimette dentro, e Sousi, e c'è il gol, ma la bandierina anche alzata, quindi esso sì, era andato a segno, ma la bandierina alzata. Poi Chiasserini, ancora Marinelli, largo per esso sì, questa volta la sua posizione è buona, ecco esso sì, la sua conclusione, svirgolata di destro. Continua questo momento un po' così al 19° minuto di esso sì, 1-2 con il compagno, ma subito Del Colle si impossessa del pallone, ecco Rinaldini la mette dentro per Ancione il suo tiro ribattuto, grande occasione questa per la Pianese, ci ha pensato un attimo Ancione. Lungo rilancio per Golfo, tenuto in posizione d'avversario, supera Giorno, ecco Golfo in aria, la conclusione di Golfo, alta sopra la traversa, grande occasione in questo frangente per Golfo che dalla sinistra era riuscito a saltare Giorni in grande stile e poi la sua conclusione però finisce sopra la traversa senza impensierire Chicri. Ecco Piccinelli, la rimessa in gioco per esso sì, che di petto appoggia Massai, deve superare l'avversario, va al traversone, vi riesce, esso sì, al volo, svirgola il pallone, prima quindi occasione per il Sansepolcro, dopo il colpo di testa di Gagliardi, c'è questa occasione, quando siamo al 5° minuto, può andare al cross, ci pensa un attimo, ancora Rinaldini, gioco di gambe, dietro per Ancione, la cui conclusione a colpo sicuro, ribattuto dalla difesa avversaria, un'altra grande occasione questa per la Pianese. Adesso è Chiasserini al limite dell'area, va al traversone a cercare un compagno, Marinelli solo davanti a Benedettini questa volta. Adesso c'è Rinaldini che ci prova sulla fascia, il suo traversone, era bene, si mangia un gol già fatto, quindi grandissima questa occasione, come vedete la partita vive su queste fiammate, su queste occasioni sporadiche, 2 minuti, l'ha già dati proprio in questo, no. Ed ecco c'è il gol di Capone sul calcio d'angolo proprio al 45°, Capone di testa infila Chicri e termina quindi a questo punto la partita, diciamo, a favore della squadra di casa proprio al 45°, quando l'arbitro stava dando i minuti di recupero, Capone ha insaccato su questo ennesimo calcio d'angolo. Vogliono battere il calcio d'angolo per far passare un po' di tempo. Rinaldini, De Pasquale, dentro per Golfo, solo davanti al portiere, grande conclusione, poi ancora De Pasquale, finito in fuorigioco. Quindi al 49°, altra occasione per la Pianese per raddoppiare. Oramai. Eccoci tornati in diretta, allora la vittoria della Pianese con questo gol nel finale con il colpo di testa di Capone sul calcio d'angolo in piano recupero, Pianese salva matematicamente a 2 giornate dalla fine, però altri 3 punti per Jacobelli.
bilancio della stagione della Pianese, Giulio. Allora, intanto parto dalla seconda parte del campionato. Jacobelli in 10 gare ha donato alla causa 21 punti, sono tantissimi. Questa è la terza vittoria consecutiva, aveva sconfitto anche a domicilio il Gavorrano per 4-3. Questa è stata la classica partita di fine stagione, sì, per la Pianese, anche se il Sansepolcro necessitava di punti per salvarsi, poi vedremo la classifica e parleremo anche dei play-out. La stagione era iniziata sotto una buona stella con l'avvento di Rosolino Puccica, la squadra di Piancastagnano se l'ha portata anche in testa alla classifica dopo 8 giornate, poi però la gestione Puccica ha subito un brusco declino, ha rischiato seriamente di rimanere invischiata per la lotta per i play-out. Allora la società con Vagaggini direttore e Sandi presidente hanno optato per il cambiamento in panchina, hanno avuto ragione, e io farei un pensierino anche alla possibile permanenza di Jacobelli sulla panchina della Pianese, perché ha fatto molto bene, ha trovato un grande Mammetti, 10 gol stagionale, anche un buon golfo anche per lui, 10 gol, la squadra che ha giocato molto bene in delle partite e che merita la salvezza. Anche se prima probabilmente della conferma del tecnico ci sarà da valutare la stabilità della società, ma è un discorso che potremo affrontare nelle prossime settimane. Ci riguardiamo un attimo la classifica per fare il punto sulla zona play-out per quanto riguarda appunto il girone E di Serie D e poi il prossimo turno. Eccola qua la classifica con Città di Castello a 43, leggo ovviamente la parte finale, Scandicci 32, Sansepolcro 31, Massese 30, poi Gualdo e Spoleto a 20. Giulio. Sono retrocesse aritmeticamente sia la Voluntas Spoleto che il Gualdo Casa Castalda. È intricata la situazione in coda perché tra Città di Castello e Massese, attualmente terz'ultima, intercorrono 13 punti e ricordo che per evitare i play-out di distacco ce ne devono essere 8, quindi la Massese o il Sansepolcro o lo Scandicci, che sono a 30, 31, 32, una di queste tre retrocederà direttamente in eccellenza, sarà la terza retrocessa, e le altre due disputeranno il play-out e avremo da quello la quarta retrocessa, quindi il Città di Castello, il Foligno, Viareggio e Pianese sono già salve. Una tra Massese, Sansepolcro e Scandicci raggiungerà direttamente Gualdo e Spoleto. E infatti ho letto Città di Castello proprio per capire appunto il gap che ci può essere appunto alla fine poi della stagione. Vediamo appunto il prossimo turno per capire appunto come si intersecheranno queste partite, fermo restando che Ghivizzano-Collegiana è la partita che deciderà appunto l'ultimo posto per i play-off. Le altre partite: Gubbio-Viareggio, poi Massese-Gavorrano, poi Gibonzo-Giolli-Montemurlo, Sansepolcro-Montecatini, Scandicci-Ponzacco, Foligno-Voluntas-Spoleto, Gualdo-Casacastalda-Pianese, San Giovannese-Città di Castello. Giulio. Ma Poggi Monzi Montemurro, per quanto riguarda le Senese, è una partita che ha poco da dire. Montemurro è fuori dalla zona playoff, ha vinto oggi dopo 11 giornate di astinenza, ha anche cambiato l'allenatore a 3 giornate dal termine, non so a cosa serva, comunque era stato esonerato 7 soldi e era arrivato Zuccaro. Per la Collegiana, gara della verità, lo spareggio a Ghivizzano, campo non semplice, ma Ghivizzano in una fase calante del proprio campionato, la Collegiana in grande condizione, secondo me può fare il colpo, ricordo se verrà una vittoria. E poi la pareggio non serve, lo ricordiamo. No, e poi la Pianese di scena contro il già retrocesso Gualdo, la già salva Pianese, sarà una partita al discarto di contenuti. E poi in coda attenzione alla gara tra Scandicci e Ponzacco e poi chiaramente anche quella con il Sansepolcro che riceve il Montecatini. Attenzione al duello per il secondo posto fra Montecatini e Gavorrano, ancora acceso, vedo favorito il Montecatini perché è in condizione migliore del Gavorrano. Anche la Massese dovrà fare i propri punti per evitare la retrocessione diretta, aspetta il Gavorrano in caduta libera. Gubbio già promosso festeggerà ulteriormente la Lega Pro. E naturalmente poi servirà per capire anche gli incroci nei play-off, l'ultima giornata, che vi racconteremo domenica prossima. Domenica Sportsiena infatti torna appunto domenica prossima su Radio Siena TV. Allora, dopo di noi, spazio ancora alle corse di Monticiano che ci sono state nella giornata di ieri, ve le riproponiamo appunto dopo domenica Sportsiena. Io ringrazio Giulio Valenti. Ringrazio tutta la redazione sportiva di Radio Siena TV, i tecnici Marco Giudici, Marco Scalas, Franz Plantone e tutti i cameraman, insomma tutto il gruppo di Radio Siena TV che con grande compattezza, grande professionalità e grande competenza come sempre vi ha regalato una lunghissima diretta da questa mattina con l'eroica primavera, poi i pre e post gara di tutto Poio Robur, del derby fra Collegiana e Poggibonsi, fino ad arrivare appunto a domenica
Sport Sera. Una parte della nostra redazione era impegnata anche alle corse di Piandelle Fornaci questo pomeriggio, che vi riproporremo domani 14.15, 17.15 e alle 23. Domani poi l'appuntamento con il pre e la gara, radio cronaca e telecronaca in diretta con Imola Menzana per la gara 1 dei playoff. Insomma, c'è veramente sempre da stare dietro a Radio Siena TV. Un grazie a tutti e una buona notte da parte di Alessandro Lorenzini.